Pub dell'amico. Ciao Lucilla, come Ciao, stai? Ciao, buonasera, bene, tu come stai? Ma è solite robe. Stai già bevendo? Sì, una birra però, una roba tranquilla. Tu non bevi mai, quando vieni qua non bevi mai. E io sono astemia. Ah, cioè, me lo scordo sempre sta puttanata. Non bevo alcol, no no. Come puttanata, perché? Eh beh, era un po' una stronzata, dai. No, è vero, te lo giuro. Sì, sì, no, ma un po' una stronzata, nel senso, non bere. Cioè, se... allora, non è, no, non è voglio... rispettabile. Allora, non voglio dare un messaggio negativo, non è che bisogna ecco, bere, infatti. Non bisogna esagerare. Tutto. Vabbè, ora non fare la pudica, la santarellina, però non lo so, ogni tanto... Cioè, hai sperimentato veramente tutto? In che senso? Nel senso alcolico, avrei provato la birra, il vino... Perché cosa avevi capito, scusami? No, niente, niente, niente. Ecco qua. Allora, aspetta, piano in masella, così un attimo parli anche con lui. Peppe Drive, il nonno Furio. Differenza su... È un po' anche grossa, mi bisogna riparare tutto. Intanto diamo il benvenuto anche al riso, perché no? Mate. Un attimo. Cosa è successo? Perché sei incazzato? Oddio. Un attimo solo. Ho una domanda da porre a tutti questi stronzi. Aspetta, che sono Lucia stava dicendo una cosa. Sì, ma non me ne frega un cazzo, parla dopo. No, dai, no, dai, rispetto. Ho una domanda più... Chiedo scusa, signora Lucia. Intanto un brindisi. Sì. Allora, il cazzo di nickname di merda che vi mettete su Twitch e che poi uno deve leggere, ma da dove cazzo ve li tirate fuori? Vabbè, ora questa però non è... No, è impossibile. Senza senso. C'è della gente... No, no, senza senso un cazzo. C'è della gente... C'ha, non lo so, un codice fiscale al posto del nome. Quello è vero, con i numeri, grazie a Sedone 00, Axi 99, 7193197. Vabbè, ma sono Matte, zoomer. Con quel cappellino da pugile fallito. Mamma falla mia, finita. Mi sono cagato addosso. Allora, Matte... Mi tengo caldo la testa, niente, che cazzo vuoi? Mi fate parlare con Lucilla, stavo dicendo una cosa, e una volta tanto e parlo. Allora Lucilla, ascoltami, ti volevo chiedere una roba. Lucilla, oggi perché ce la stiamo prendendo con lei? Non ancora. Misoginia. No, no, non osare dire questa cosa, è mancanza di rispetto assoluta. Allora, no, ti stavi dicendo, te hai provato tutto, cioè il vino, la birra, il limoncello, le cose fruttate, le hai provate? Per sbaglio mi hanno fatto provare l'assenzio, la prima volta che ho bevuto l'alcol. Sapevi di per sbaglio? Scusa. È che io non credevo fosse assenzio. E cosa credevi che fosse? E che ne so, non ho mai provato l'assenzio, non pensavo fosse tipo vodka. Ma scusa, ma verde, trasparente e che ti strappa la bocca. Ma poi io che ne so, io non bevo alcol, ma che ne so. Ma te una domanda, sentiamo. Quindi, cioè, te la prima volta che hai bevuto l'assenzio. La prima e unica volta che hai bevuto l'assenzio. No. Gioita! Ciao, ciao a tutti! Dai, ciao, ma posso andare via, via? No, Riso, perché? No, perché il nemico giurato di Gioita, Riso, questa mia è nuova. Ciao comunque, Matte, dimmi tutto. Ho chiesto a Lucilla, quindi la prima e unica volta che ha bevuto l'assenzio. No, perché prima ho bevuto un goccino di birra. Prima birra bionda. Sì, ma non mi piaceva. Stessa serata. Serata matta, direi. Che bevevo l'alcol. Ho bevuto... Però ci sentivamo trasgressive quella sera. No, capito, Lucilla, e questo mi va bene, però... Ma perché una sera mi sta trattando così male? Come mai? Non è... Allora, in realtà no, è che sto... Sono tornato indietro di un annetto e mezzo, quando il pub erano solo offese e insulti per tutti. Sì, abbiamo deciso di fare questo. Vabbè, ma io non sono permalosa. È brava, quindi adattati all'ambiente, insulta anche te noi, cioè questo è il mood. Capito? Ma non credo, Lucilla, non mi sembra il tipo da anziamo via tutti stronzi come te, Oh! Matte, vaffanculo. Parole pesanti. Attenzione che arriva Mario, che non ha ancora finito di grappare. Ciao Mario. Allora, ho una domanda per il Tito. Bidaccia mio. Ho una domanda per il Tito. Vai. Fare una domanda. Vai. Ascolta un per po'. Chi è? Per Titti. Ok. J-Tazze. Ho capito. Quanto hai fatturato con No Way Home, pezzo di merda? Dici le cifre. No, imbecille no, imbecille non si dice. Però, ma fatturato nel senso che ha fatto video per riguardo No Way Home, tutto il cumulato? Sì, live, sì. Video, ma probabilmente trailer, recensione. Ma Getazze si incapretterebbe domani mattina per Tom Holland. Era a Roma, tra l'altro. Era a Roma, sì, lo so. Come Rovazzi, chissà che... Eppure Mike Sciosha. Mike Sciosha. Tutti
Come fa Mike Scioscia, Mario? Non mi ricordo. Uguale. È la prima volta che sento il saluto di Mike Scioscia attraverso, tra l'altro, un'altra persona che non sia Mike Scioscia. È uguale, bro. È uguale. Spiccicato, sì, sì. Bro. È uguale, bro. E senti, io però volevo rimanere su Lucillo. Ora mi stava dicendo una cosa, mi interessa parecchio. Scusatemi, ragazzi. Ma perché te la vuoi fare alcolizzare e darla in pasta agnese? No, assolutamente. Non c'è altro scopo. A parte Lucillona ha già detto mille volte che non gli garba la sorca. Quindi questo non ha nemmeno senso di. Beh, io ho già parlato di sta cosa, io non è che non mi garba, ho detto che sono rimasta un po' traumatizzata, però non ho detto che vabbè, non mi garba. Ma topa che puzzava di pesce? Ma poi non voglio parlare di questa topa pelosa? Vabbè, no. Topa invadente? Ma che vuol dire topa? È scatenato. Che ti si aggrappa la testa. Ti ha mangiato. Ah, no, oddio. Topa non richiesta. Topa non richiesta, ecco. Comunque. Ma allora, scusa. Topa, no, esatto. Topa no. Ciao Tizio, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti. Tizia, allora, Lucilla, ciao Tizio. Ciao Mario, ciao. Niente. Tizio, grazie per il link. Aspettavo lui. Welcome back. No, perché sennò... Quanto è bello tutto questo. Eccolo, ciao, mi avete evocato. Ciao, oh, così sì, così ragazzi Gang. Si attivano un pochetto. Vabbè. Ale. Ciao, Vogelita, sei mutata, Dio Cristo, puttana, Madonna, spaventatissima. Scusami, dai, ma no, ci mancherebbe altro. Come la sai? A mia sorella Vogelita, veramente, sono giornate brutte queste. Niente, dicevo, sentivo che si parlava di topa e No Way Home. No, non si stava parlando di topa. Era di topa e No Way Home. No Way sì. Home. Ebbè, ecco. Non tenesa, calpestami. Mamma mia, che puzza. Comunque, stavo parlando con la mia sorella Lucilla. Che okay. Ma te le robe fruttate le hai mai provate? Non mi piace la frutta, no. Ascolta, la frutta cosa mangi e cosa bevi nella vita? La frutta mi fa cagare, non mi piace. Tutta la frutta. Cagare, che sei diventato fiorentina tutto insieme. Ma io sono toscana. Sono di Grosseto. Si nutre dei muscoli che lo mascheri allora. Perché lo mascheri? Perché ho studiato dizione per recitazione. Bella. Ma cagare, ti è uscito proprio. Ma studiato dizione per recitazione e poi fai foto. Mario. Ciao. Cazzo reciti? Ciao. Come stai? Tutto bene? Ciao, quando facciamo la lezione, Mario? tanto ne ha girati poi di canale le ultime due settimane. Facciamo anche quello di Mario. No, stanno venendo da me. Stanno venendo da te perché Twitch è così. Vogliono tutti un pezzo della nuova scoperta. Vabbè, volevo invitare anche te, adesso non lo faccio più. Ma suca, non ci verrò mai su quel canale. Perché? No, è te, facciamo un gioco. Ci sono prima io di te, Vogelita. Ci sono prima io di te, Vogelita. Che gioco fai? Faresti con me, Vogelita? Spiegami un po', dai. Stavo pensando a un qualcosa, solito tema web. Sì, senti, lo so che adesso non ne parli più di robe web perché ormai sei diventato fico. No, veramente veramente tutte le settimane, a parte quando parlo di animazione americana, di cui tu non sai niente perché sei una capretta. No, non so niente di animazione americana. Quindi... E dovresti, perché il Giappone comunque prende ispirazione per la nascita dell'animazione giapponese dall'America. Era il rumore delle viscere del Giappone questo. Vabbè, calmo. Comunque, calmino, Margarita, calmino. Che gioco faresti con me? Che gioco con faresti? Te farei il gioco indovina i sottotitoli, se vuoi. Indovina? I sottotitoli. Cosa consiste? Sono curioso. Credo indovinare i sottotitoli, però potrebbe anche senso, cioè un po' vago. Prendo una... senti, con me sai dove dico cosa significa queste puttanate qua. Ma che? Leggi i sottotitoli, indovini che... No, ti faccio vedere una scena, c'è parte del sottotitolo, il resto è cancellato, devi indovinare che altro. Ah, tipo l'impiccato, che devi mettere la parola. Vedi che non era scontato. Contato. Oh, allora la signorina Vogelita presume che i suoi ospiti conoscano a menadito le conversazioni. Vabbè, però se invita me qualcosina, magari se metterai i miei anime preferiti, magari ci posso anche prendere. Ma che metti? No, cosa metti allora? Metto quelli che odi. Senza metto un po' di robe particolari, meme, che fanno ridere, e quindi devi indovinare. Ok,
ok, poi faccio il gioco. Scusa. Sì, vabbè, infatti, grazie a Polaretto, a King Marzapalla, a Lestat, a Luca, a Niffo, a Sassi, a davvero, ma ho sentito, che benvenuto. Non le vedo più, basta. Ma io non ho capito cosa voleva dire Lucilla. No, stava di recitazione e Dario ha detto, ma chi lo puoi fare se fai le foto? Non ho usato questo nome. Parliamo della frutta. Ma scusa, hai fatto, ecco, se tu avessi fatto un fotoromanzo, ecco, se ti proponessero di fare un fotoromanzo, lo faresti? Ma ci va su Instagram? Fotoromanzo in che senso? Fotoromanzo. Fotoromanzo. Quelle foto che raccontano una storia, immagino. No? Ah, tipo via Polvento, l'ho già fatto. Sì. Hai già fatto un fotoromanzo? Beh, era il progetto di un fotografo tipo Madre Natura, una cagata così. No, però il fotoromanzo è proprio una vicenda che viene raccontata con le fumettini, capito? Con i fumettini. Cose così. Era tipo una roba anni 90. Allora, no, che ci sono le conversazioni con le vignette, capito? Con i balloon. No, noi conoscevamo uno che faceva i fotoromanzi. No, allora no, questa mi manca. Lucilla, perché hai fatto quindi recitazione e dizione? Sto facendo recitazione e dizione. Come mai? Per completezza? Perché mi andava di... Così, non so, non ci ho mai pensato cazzi miei, perché... No. Non sono così aggressivo. Ciao Ciccio, ciao Gianni. Oh mio Dio. Ciao. Sei là. Ciao ragazzi. Ciao. Benvenuti. Benvenuti ragazzi. Ma mettili qua Dario, per favore. Aspetta, vai. Ok? No. Fate tutto a posto? Meanwhile in Rizzoverse. Sto ascoltando Noise Narcos, scusa un attimo. Ma mentre sei qua, stai ascoltando Noise Narcos, vabbè, grazie. Dario. Dimmi Ciccio. Scusa ti disturbo, guarda qua c'è una questione irrisolta, a quanto ho capito fra te e Giampiero. Mi ha raccontato un po' di questa cosa e ora te lo spiega, un po' strana come cosa. Dimmi Giampiero. Dario. Sì, ma sarà una delle solite cazzate sicuro, 100%. Vabbè, comunque scusami. No, parlavo con la chat, uno che mi ha scritto un commento. Fai benissimo. Dai, fammi parlare. Secondo te è normale quando la gente mi chiede di Dario Moccia, il mio primo pensiero sei tu che mi dici no Giampiero, va bene, però sei tozzo. Ma io quando te l'ho detta sta roba? Non lo so, eravamo al MOBA, parlavamo di bellezza estetica e io mi sono un po' così adesso. Body shame. Io la prima cosa brutta, gli anime, le cose, una bella persona, non... cancellato tutto. Ora sono top. Vabbè. Ci sei rimasto male? Scusami. Sì, diciamo che non è stato molto carino da parte sua. Ma ero ubriaco, mi dispiace. Puoi per favore, non lo so, dire qualcosa un attimino per compensare? Sei un... No, montatore non lo fai più per Marco. Sei un... Lo faccio per altri, se vuoi. Sì, vabbè, ma tutto inutile. No. Sei un bravissimo... Scusami, non mi permetti, nel senso. Quindi che lo vedi meno tozzo. È vero, ti vedo, più sciupato? No, sei più, vero, un po' più, bravo. Energico. Vedo una lampada sugli scacchi qua. L'orecchino, l'occhialetto, il baffo, guarda, stai veramente da Dio, posso dire che stai da Dio? Oh, è così me lo ricordo adesso, bravo. È finita così. Bravo Giampiero, sei migliorato un sacco. Questo signor Giampiero, posso dirle una cosa? Certo. Lei ha un look estremamente da hipster. Lei va fiero di questo suo look? Un look del magliettone bianco, sarò con l'occhiale grosso, sincero, è la prima baffo, volta. Grazie Big Brain. L'orecchino pendente. Ma il baffo va in combo con... Il pizzetto da hipster. Pizzetto. Vabbè, il pizzetto non è molto da hipster, forse un po' più il baffo con... Il barbone è da hipster. Ora il barbone è più... È bravo, lui ha un pizzetto e una... È da indie, bravo, da cantante indie. È indie. Dario, invece a me... Di me, che ne pensi? A livello estetico. Ma Ciccio, ma mettiti a sedere. Ma poi scusami. Non lo so, sei un grande, Ciccio. Un grande. Bravo Ciccio, che sei un grande. Ma scusami, Ciccio. Scusami Dario, ma se tu dovessi dire... Ok, un grande è un aggettivo, ma se dovessi mettere un sostantivo accanto al grande, cioè Ciccio è un grande qualcosa, cosa gli diresti? Dario, Naso. Un grande cosa... Un grande... Intrattenitore. Cuore, intrattenitore.
Ma te l'hanno suggerita, cuore. L'ho sentito da qualcun altro in trattenitore. No, l'ho detto io, solo che a volte imito il tizio qualunque. È tornata Voghelita e più dopo tanto tempo che non c'era qui, aggiungiamo un tocco USA a questa chiamata con Lexi. Ciao Lexi, come stai? Lexi! Oh. Ciao Lexi! Welcome back! Ciao Lexi! Friendship Pub! Come stai? Vabbè, no, quella è l'amicizia. Vecchio cosa? Ah, comunque Lex è migliorata tanto in italiano. È solo 14 anni che è qui e ora sa parlare forse sì, 14 anni con parole vere, incredibile, una cosa su... Come stai Lex? Piccoli passetti. Non ce la fa. Alexi, turn the phone please. Lo capisce l'italiano. Gira il telefono, Dio Cristo. Sì, capisco. Si tromba l'enciclopedia Bonelli, non lo so come si chiama. Bonelli, l'enciclopedia e enciclopedie, così alternanza. Enciclopedia, come si chiama l'enciclopedia? Va bene. L'enciclopedia cosa intendevi? Treccani, la Treccani. Bravo Titti. Va bene, comunque oggi lo stomaco sul buio. Tranquilla. Una cosa, Ciccio, a proposito di barbe, ma te, io lo sai che non ti ho mai visto, te non ti sei mai fatto crescere barba e baffi, non ti viene? A me non cresce, in più guarda qua, non mi cresce nessun tipo di pelo. Sei glabro. Che meraviglia! Ma meraviglia non so, perché a 26 anni vedo tutti i barbuti, io un coglione ancora, e vorrei vedere... Potresti, puoi usare un prop da teatro, una barba finta. Io uso i filtri su Instagram. Però è strano. Buona. Però è strano, Ciccio, perché Lillo c'ha baffoni, Marco c'ha il barbone, amo il rosa. Secondo me sei alto livello sui baffi, secondo me verso i 60 in un colpo pam, di spuntare. Però non va bene, sai perché? Perché a mio fratello e a mio padre sono spuntati tipo a 17-18 anni, io ancora a 26 prego per averli. Va bene così. Secondo me è meglio. Se facessi crescere la barba farei schifo, secondo me non sarei manco abituato. Ma perché vuoi i baffi però? Io vorrei il pizzetto. Ma perché? Pizzetto. Vorrei provare, vorrei vedermi col pizzetto. Ok, adesso ma disegnateli. Prendi un pennarello e disegna. Prova. No, non penso sia così. Ma poi aspetta, ma pizzetto come? Ragazzi, è come se volessi diventare ricco e mi stampo i soldi del Monopoli. Quindi sarei un'idea. Ma scusa, vuoi soltanto vedere il lato estetico, puoi provare così. Ma sì, ma per provare. O se no... Il filtro. No, che filtro. Fermo, c'ho una soluzione migliore. Quando ti depili il cazzo, accumuli un po' da parte i peli e poi con un po' di colla Vinavil te li appiccichi almeno. Ma tu hai schifo. Neanche con Vinavil. Ti dà quell'idea di... No? In Jackass hanno fatto la barba di peli pubici. Sì, è vero. È vero. Bello. Quindi ragazzi, comunque grazie per i consigli. Vabbè, non mi sembrano molto utilizzabili, buoni, però Alexi, ti ami con la barba o senza? Con la barba. Ok. Dipende. Sì. Sì. Ha detto con o senza? Non ho capito bene. Con. A parte che mi gira Mario, e poi comunque è già fidanzata, quindi stai calmo, stai tranquillo. Ma io non ho chiesto se è fidanzato o no, le ho chiesto grazie che non avevo sentito la domanda. La io conosco mascherina, fai calmo. Grazie a Nato, poi Lexi, cosa ne pensi delle persone con i capelli ricci, per dire? Eccoci. Capelli ricci a ciocca. I like it, it's better. In inglese perché sembra come un disastro. Quando con un po' di italiano lo sa, capisci? Oasis. Meno male. Oasis è arrivato là. Mario, toccate, dimostrali. Because in English I am a disaster. No, I can't. Ciccio, ti capisco. Pop in English, right? Wiser. Lo so che mi capisci, ma vorrei, capito, anche almeno un po' di esperienza. Un po' inglese, capito? Like a river flows. Tremendo. Mi spieghi una cosa, Mario, no? Te come ti approcci a una donna? Perché cioè, io sono veramente curioso di questa cosa, perché visto che gli approcci tuoi nei confronti di Crispitz con le poesie del cazzo, nei confronti a auguri a Crispitz. Auguri. Vero, auguri. Ho una camicia guarda. Di Marco Merrino che ti voglio spedire se ti piace come regalo. Ancora Crispitz. Se vuoi, Crispitz, non so se vedrai questa clip, comunque questa è per te se vuoi. Scusa Dario, dicevi? Dicevo, ecco, sono questi i tuoi metodi d'approccio. Eh? Eh sì.
Cioè, cosa, come fai quando vedi una ragazza che ti piace, no? Le promette dell'abbigliamento di Marco, probabilmente. Io ti giuro che non ti so rispondere perché non ricordo come mi sono approcciato alle ragazze con cui sono stato. Non ricordo fai, così fai le poesie. Ah, Giampiero è il mio migliore amico. Sì. Questo fa, ragazzi, quello che avete visto online, questo fa le poesie. Vorrei se possibile un dato statistico dal nostro fratello Mario. Ma Mario è trombino, oggettivamente no, ma infatti è una mia, non è, mia, non è un, non un dato statistico fare. Su 10 poesie quante ti fanno trombare? Dai, questo ecco qua, è un dato un po' sfalsato, caro mio Masella, perché io le poesie le dedico quando... Guarda come cazzo ridono, ma che volete? Ah, c'è una doppia, lunghissima. Vabbè, noi guarda... No, vabbè, ma questo è un poema. Madonna! Quasi, ma quello è per il mio migliore amico Giampiero, per il compleanno, quando avanti sui 17 anni, ragazzi. Ma Giampiero, l'altro venerdì ne ha letta una, per davvero ce l'ha fatta finire il latte alle ginocchia. Sono tremende le poesie di Giampiero. Ma infatti il latte alle ginocchia non vuol dire che non trombi alla fine. Ma sono poesie che scrivi tu? Ma sono poesie che scrivi tu oppure c'hai degli autori che funzionano di più? No, nessun D'Argento amico, nulla del genere. Vabbè, proprio... Io a Michele se mi Neruda, però va bene uguale. Dico, vedi che è tutta farina del mio sacco, caro Michele. Michele, tra l'altro... le reciti? O le leggi, le mandi? Copertina, le cose. Sì. Ah, così, E poi... Ma che parla da solo? Cosa sta parlando? No, stavo parlando argomento, con una vecchia amica. Argomento come... sempre poesie, scusatemi un attimo. Ma invece tutti gli altri come è una domanda che, che rivolgo al nucleo femminile di questo pub. Sono tre persone. Che vai. Sono al nucleo femminile. Che è già tanto per che questo. Già il numero di voi siete interessate, diciamo, in qualche maniera vi stuzzica l'idea che come approccio, che come, diciamo... modus operandi un ragazzo vi scriva una poesia a volte anche un po' di... sto meditando no, allora a me le poesie purtroppo, ahimè, non sono tanto romantiche, asciugano la figa, via. No, non è che non so come rispondere. Non sono molto romantica. Cringe un po'. Non sei romantica? No, non molto. Sono dolce a modo mio, ma non sono tanto romantica. Che differenza c'è? Cioè, che differenza trovi tra il dolce e il romantica? Beh, che il romantico cade un po' nel sentimentale, invece il dolce magari, non so, sono molto affettuosa, mi piace il contatto, eccetera, eccetera. Quindi vorresti più un sonetto? No. Forse non vuole poesie, Mario. Oddio, il gatto diabolico! Via! Via! Che bello! È incazzatissimo! Ma è proprio Stinky! Oddio! Stinky di Harry Potter! Vado! Masha, c'è il nostro stesso cognome. No, Masha come il tè verde. Ah, Masha. Masha. Mocha is the surname of the cousin. Ciao Mario, veramente il peggiore dell'umanità. Sì, ma io sto aspettando che mi rispondano. Ma Lexi, no, aspetta. Lexi, no, di merda. No, non ha finito. No, come di merda? Scusa, lo so. Non mi ricordo che stava a dire. La differenza tra dolce e romantico. Ah, certo, sì, che romantico secondo me poi non è che è una definizione proprio universale, ma più nel sentimentale, quindi non so, ad esempio, prima cioè, di la mia vita. Sei la mia vita, tutte sei quella che stella mi un po' più a destra nel cielo della mia vita. Sì, sei la lampada che rischiara la mia vita, tutte queste cose, non lo so. Oppure anche quel romanticismo anche sei sessuale, no? Che ad esempio sei ubriaco. Ma non ho capito niente. No, perché mi parla sopra, ma che ti ho fatto? Questa dinamica è con te. Ha bevuto un po', è così. No, sto scherzando. Vabbè, comunque, brava. Allora. Ad esempio, una cosa che mi fa stare proprio male, però molte mie coetanee l'apprezzano,
è prima dello ziga prendere il letto e metterci sopra le candele e i petali di rosa. Lo ziga, a parte che le candele sulle lenzuola, cioè proprio spugnino, tipo queste cose così mi fanno cacare. Cos'è non uno ziga? Ziga, trombare, ziga, ziga. Ah, vabbè, non... vabbè, però aspetta, cioè, secondo me il romanticismo zugu, è una cosa. Zugu. Ecco cosa, no, ecco diga, quel diga. Di merda, cos'è che voleva di tutte le volte? Ah, io con Zugu. Io non riesco. Vuole scoparli tutti e tutte. Va bene, allora, uscita, però. Ciao a tutti, Zugu, Zugu. Ma perché questo è il saluto di J-Taz? No, no, è una parola che mi sono inventato una volta. E ci sta le morte. Non capivo perché faceva così, ora ho capito. Ma non è vero che faccio così, ma... scoperebbe i suoi fan. Zugu, Zugu. Non mi pare. No. Però, Lucilla, secondo me stai confondendo un po' il vecchio romanticismo, quello un po' anni 80, cioè le anche le petali, hanno, ah, cioè ormai no, infatti, infatti perdonami, mi sono spiegata un po' male. No, 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 ma ok, ci sta, però però questa cosa che ti chiami l'affetto, no? Cioè alla sì. Se le sta appiccicata, secondo me è un po' romantico, no? Certo, ma il fatto è che tu puoi essere romantico anche dolce. Ma puoi essere dolce senza essere romantico? No, sì, è lei. Il risultato non cambia, secondo me. Dipende cosa intendete senza dolce. Se sei dolce piace a Lucilla. Cioè, dolce, però dipende ho i miei momenti, cioè dipende dalla giornata. Ho la giornata dolce e la giornata non dolce. Ma tu sei più lunatica un po' lunatica. A te piace più che un ragazzo ti dica "Ma quanto sei bella?" O "I tuoi capelli hanno qualcosa di diverso oggi?" La prima, cioè vorresti la cosa più annunciata, romantica, entrambe qualcosa... le cose sono secondo me erratissime, cioè, qualcosa... poi non vuol dire neanche che se qualcosa di diverso è capace è bella, cioè, ti piace più Petrarca o Dante? Mario, capito perché non ti ha cagato Griffiths? Non c'era bisogno, non c'era bisogno di un'ulteriore riprova, ma comunque sì, insomma, questa è... non ce l'ha rimarcato. Poi ha dato 10. Sì, intanto io l'ho dato i fiori e l'ho rimorchiato subito. Grazie, Natra, is wonderful. Io attraverso molte fasi nella mia vita, molte fasi. Ho avuto la fase romantica, a tratti sdolcinata, adesso sono nella fase gesti. Cioè, vediamo, le poesie, queste cose, non le comprendo. Non, mi piace leggerle, ma non... okay. Non mi conquistano, ecco. Che perché magari dentro di me la mia paranoia pensa, vabbè, magari sta poesia l'ha mandata uguale a altre 10 ragazze, cioè, capito? No, quello ormai è vero. Come è faccio... come colla in via. Cioè, come faccio a sapere che effettivamente sono parole che vengono dal cuore? Magari c'è un endecasillabo costruito col tuo nome, con qualcosa di riferito a te, non può essere stata scritta per qualcun altro. Non si sa a meno mai. Che non abbia lo stesso numero di sillabe la, vabbè, però siamo al Lucilla. Allora che cos'è che ti dice? Cosa serve? Ma chi è che ha mai ricevuto una poesia? Scusatemi, cioè qua siamo tre ragazze, qualcuno no, ha ricevuto però, una poesia? Scusate, io sì, io no, ma vabbè. Però, sì. Poverita, al di là della poesia, io intendo anche magari, sai, il messaggio super sdolcinato, immenso, okay. Non lo so, del buonanotte, del buon compleanno, del... No, li sono carini. Cioè questi messaggi che c'è, praticamente c'hai il miele che invece delle lacrime. Però vedi, quelli sono carini per Lucilla, quindi secondo me è un po' romantico, lo sai. Però comunque cosa serve a conquistarti, scusa, allora, Lucilla? A me piacciono le persone dirette. Cioè le pedate nel culo? No, no. No, però tipo, cioè, che ne so. Vabbè, diretto. Piaccia una persona, dai. Guarda, Lucilla, dai. Io sarò dai, totalmente, così, sì. Sarò totalmente diretto con te, Lucilla. Secondo me hai ragione. Cioè, è il, vabbè, Mario, è ma fai il cacare, fai schifo. No, povero Mario, ma perché sto... Ma te lo dico senza peli sulla lingua, Lucilla. Ma non ho capito che... O perlomeno non... Cioè, che vuoi dire, che hai detto di... Dai, no, niente, la battuta stava nel di sarò diretto con te, quindi ti piace persone dirette. Marione, Ragazzi, fallo vedere, fratello. No, oh, che bello! No, bellissimo! Chiama un riccio africano.
strano. Eccolo, che bello. Lui è Rocco il Riccio e mi ha appena cagato con la scrivania. Dice una puzza del ah. Ma è bellissimo. Si è emozionato. È veramente schifo, bello. E poi la Nusi. Ma perché in chat stanno scrivendo? Ma che c'entra il cazzo in foto? No, no, non diretto in quel modo. Cazzo, no. Quello è molesto. Mario, mi lasci due tiri. Mi lasci due tiri. Io non posso. Gian, quanto vivo di scroccare le sigarette, fratello, deve finire. Cosa? Questo vizio di scroccarmi gli ultimi due tiri deve finire comunque. Però basta la giampiera, non rompere le palle. Passi e fuori. Certo, fratello. E gags. Gags. Vediamo se c'è. Ma di nuovo. Ma Rocco, Rocco, che cazzo fai? Rocco per una gigina del genere. Beh, è un riccio, ci sta. Okay, i prossimi 10 anni saranno un inferno. Ma io posso sentire la risposta di mia sorella Lexi. Ma Lexi non gliel'hai chiesto? Ah sì, gliel'avevi chiesto 10 minuti fa. Parla solo, monopolizza tutto Lucilla, io non ho parole. Ma perché lo sto chiedendo io alla povera Lucillona, scusami, va bene, dai, Lucilla, questa carta della lorta la devi un po' sudare. Lexi, vai. No, scherzo. Non è perché sono di Grosseto che c'è questo bullismo? No. No, perché è inutile quella città, quindi non pesa sul curriculum. Inutile, a parte l'ulivo nella inutile piastra. C'è soltanto ai Bob a Grosseto, il resto che non infatti, e i Bob mi ha invitato a un festino all'Arcille. Guarda, guarda questo anche se non me lo dicevi, insomma, era abbastanza scontato. Lexi, cosa ti avevi chiesto? Cosa avevi chiesto a Lexi? Ti piacciono gli uomini che ti scrivono le poesie o preferisci quelli un po' più rudi? No, oddio, sta con uno storico filosofo, cioè che cazzo di domanda di merda. Mario, sono un po' tossica. Come si dice? Tossica. Sei una donna, sei tossica, ok. Sì. Poverina, la cambiamo. In che senso? È 3 anni. Capiamo. Campagnano. Di solito non mi... Aspetta, devo parlare. Va bene, andiamo a parlare. Proprio calma. Dai, un'altra settimanetta. Di solito mi piace... quale che non mi piacciono. No, che non mi vuole, come si dice? Ah, piacciono quelli che non ci tutto stanno. Tutto questo per dire che Nicarbono i tossici, come a Lucilla. Bene, sì, così. I tossici? Sì, effettivamente, ora che ci penso tutto il ponte, tutto quelli. Sì. Quelli che sembrano tossici ma non lo sono. Sì. Ok. Sì. Sdrumox. No, Strumox è proprio un assassino. Non è un assassino. Un assassino? Un psicopatico. Un assassino, no. Psicopatico. Sì. Scusate, e io come sono? Eccoci qua. Mi fa morire. Tu sembri molto tenero. Lo è, Mario. Molto romano. Sì, ma a questo punto mi viene da chiedere, ma è un bene o un male che sembri tenero, Ciccio? Non è un male a sto punto. Scusate. Perché male? Perché ha detto che non le piacciono quelli dolci, le piacciono più quelli diretti. Ha detto che no, è contrario. Lita, detto dacci la tua risposta, per favore. Vai, sono considerata anch'io. Ah, grazie. Mamma mia. Elena, sta facendo la vittima. Guarda che mi scateno, parte il trattore. No, lascia stare napoletana. Stavo dicendo che stavo per raccogliere. Niente, tranquillo. Vabbè, scusatemi. Vabbè, me ne vado, dai. Basta. Dai, vai, rispondi! No, dicevo, a me quelli dolci invece, allora, secondo me... Allora, li ho rivalutati un sacco. Da ragazzina ero molto più per il quello che non mi caga e mi tratta male. Invece crescendo apprezzi molto di più quello dolce, sensibile, che ti dà attenzione e cose di questo genere. Ho passato la fase... Una romantica che l'ha capito. Brava, romantica. Sei romantica. Sono dalla tua parte. Non è romantico. Quel di stronzo, cioè nemmeno a me non piacciono gli stronzi. È quello che sto facendo. Io intendo il romanticismo estremo. A me piace, cioè, il romanticismo. Ti piace il romanticismo? Dai, cioè, mi sono accorta che crescendo sì, la prima... rosa. Allora, ma sai perché? Il quadretto con la stella regalata. Aspetta, ma sai perché? Perché con tipo, dentro altre stelle. Con dentro altre. Perché tipo, scusa, cioè, quando sei scusa, piccolo... scusa. Aspetta, stai zitto, non mi devi rompere. Prendere la parola, attenzione. Masella, stai zitto. Ascolta, vai a scoppiarti un altro cannone e non rompi i coglioni. No! La droga, no!
Grazie, Stavez. Vai, comunque. Vai. La droga. Non si sente un cazzo, c'è tutta la sera e palla. Un attimo. Vai. No, perché secondo me è quando siamo più piccolini, magari adolescenti, siamo abituati banalmente a vedere anche le serie televisive dove c'è sempre quella cosa da te lo dico, non te lo dico, però ti tratto male, però, e quindi siamo abituati a quel tipo di amore e ci piace quello da piccolini. Crescendo, quando ricevi effettivamente amore vero, non è bullismo di merda che ricevi anche dai tuoi genitori, per dire, può essere, e capisci che è bello invece quando ti trattano bene. Quando ti trattano bene. Basta, ho finito. No, posso andare. Ma per me potevi continuare anche, Elena, cioè, se vogliamo dirla tutta. Ma te lo dico dolcemente. Mario, io ti odio. Ma perché hai attivato un vibro massaggiatore? Non ho niente. Poco fa? Lo sento anch'io. Lexi, ma a Firenze ci sono tossici? Boia. Non lo so. Non lo sai. Come non lo sai? Ma lei non... Non bazzichi i bassi fondi di Firenze. Cos'è che ti è piaciuto in questi ultimi anni? Keisha. Now I'm gonna speak English if you start that shit, I swear to God. I don't give a shit. Da vera americana, americana di merda, che giura su Dio. Maledetto colui che viene. I swear to God. Okay, let's go. Yeah. Fuck you guys, fuck you. Italian, piece of shit. I want that crispy Mac bacon. Yeah. Cos'è che ti sta piacendo dell'Italia? Cioè, questi ultimi anni di convivenza qua in Italia, no? Cos'è che ti piace di più? Cos'è che hai scoperto che ami dell'Italia? Diglielo un po', diglielo. È quasi 2 anni ora, sai? È ora mi piace meno, onestamente. All'inizio era meglio. Ma forse perché non capisci cosa ti dicono. Ma anche perché 2 anni e vive nel Covid, cioè che periodo di merda. Sì, giustamente, si è anche trasferito. Effetti. Ti sei fatta 2 anni di Covid, poi c'è il fatto che quando vai al bar non capisci cosa ti dicono, al lavoro non capisci cosa ti dicono. Insomma, c'è tutto questo problema e quindi è normale. I ragazzi okay, italiani ti piacciono? I ragazzi italiani ti piacciono più degli americani? Sta con l'italiano, Vogheli. Basta con l'italiano, allora. Però io ho fatto una domanda specifica e lo sguardo è stato pensieroso. Ti piacciono più gli italiani o gli americani? Gli americani ci hanno una pistola! Gamata! Non lo so, devo dire italiano ora. No, non devi dire di quello che vuoi, no, è vero. Quello che pensi, sono molti diversi. Ecco, appunto, ti potrebbe spuntare un americano con questo naso. No, quello è impossibile, ma anche l'italiano è difficile. Fai vedere un attimo. Boia. Ma che profilo? Questo boiano è tipicamente greco. Come ama un uomo americano e un uomo italiano? Quali sono le differenze? Secondo me, uomini italiani sono più diretti, sì, questo cosa sì. Sì? Davvero? Sì. E ci è difficile parlare in italiano e spiegare questo. Dillo in inglese. No, ma sei perfetta, stai andando bene. Sono più diretti, ma più diretti degli americani? Strano, di solito gli americani. C'è la gente che spara alla propria nonna se varca il giardino credendo che sia un altro. I think so, yeah. Penso di sì. I think so. Ok. Non lo sapevo. Yeah. Ma perché? Qual è la differenza? Come si approccia un americano di solito? C'è molti giochi, diciamo. Giochi. Tipo beer pong, quella roba lì. No, ma non credo. In che senso? Di cosa stiamo parlando? Beer pong. Penso che abbia scelto le parole italiane sbagliate. Cioè, dei trick. Te dici dei trick. Yeah. Dei trick, delle strategie. Strategy. Ecco. Metodi d'approccio. Approach. Da quello è vero. Allora, io sono stata con un americano, è vero. Cioè, i metodi d'approccio sono molto più lenti. Cioè, gli americani? Minchia. Allora, io, sono stata con un ragazzo americano. Che fava. Tipo, il primo bacio,
tipo il terzo appuntamento. magari facevo schifo. Vabbè, ma era demente, però... ma cazzo, ti giuro. E infatti io dicevo, boh, ma gli farò schifo. Invece poi quando poi ho detto, scusa, ma non ti piaccio, no? Gli fa, vabbè, ma tu vai tutto troppo veloce. Perciò... vabbè, era demente, non è che era americano, cioè... Ma di che stato tipo... era? Però dipende, dipende. Ohio. Lexi lo dice. Ohio? Va bene, ma non è vero che non sono... sono alcuni sono frettolosi. Dai, Lexi, smettisci questa cosa del tuo popolo. Cosa? Tu hai tante esperienze con ragazzi. Lascialo stare. No, no. Sì. Forse qualche esperienza ce l'hai. Ragazzi, no. Però. Ragazze. Ragazzi. No, ragazzi o ragazze mi chiedo. Allora, io ho chiesto se se esperienze con ragazzi americani, dato che sei così esperto, a quando va. Però sono stato in America qualche volta. How'd it go? Ho una domanda molto specifica. Ho una domanda molto specifica per Lexi. Ciao, in New York. È meglio il sesso italiano o il sesso americano? Eccoci qua. Ora basta. Ora ora basta. Dipende da chi lo fa. Sì, però ci sono, c'è un modo diverso di approcciare. O no? More or less. O a letto nudi siamo tutti more or less. No, I don't think there's a it depends on the person. Sì, vero. Dipende dalla persona. Dipende dalla persona, non è una cosa italiana e americana come facciamo. Però noi italiani siamo più calienti, più calorosi. Vabbè, ma questa è una leggenda. Okay. Italian stallion. Italians do it better. Oh my god. Oh my god. L'uomo del Mediterraneo. Black Mirror. The man of the Mediterranean day. Stalloni. The stallion. Do you know the American grand? Do you know Boots follower stallions? Do you know what? Do you say know again? Stallions? Boer is a Tumblr, is a famous streamer here in Italy. No. Can you speak in America, in American urlo del Sium? Eccoci. Ma allora, Lexi, mi raccomando, devi fare benvenuti nella stalla. Sium! No, absolutely not. Please, I jump on. Sium scream! Let me have a beer, maybe. Take the beer, Lexi. We will wedding you for and your beer. Bello, mentimente. Sì, perché arrotati. Madonna, che cazzo c'è qui dentro, È birra artigianale. Ho capito, ma è piena di rutti. A lupo di rutti. Uncle Pier. Yum. Do you know zio Pera, Uncle Pier? Va bene, Uncle Pier. Vai a prendere la birra. Take the beer, Lexi. Sorry, damn. Down. No, vai. Ma qualcuno ha avuto dei rapporti con delle straniere? A parte te? Passato, sì. Cookie. Lontano, non era passato. Straniera. No, non in quel senso. Ah. No, sì, quando ero più giovane. Io sì. Ma Cookie? Una spagnola? Francese? No. Tedesca? No. Argentina? E diccelo. No, allora, non lo so. Svizzera? Svizzera? No. Turkmenistanese. No, era una svedese e una domenicana. Una domenicana insieme? No. Ormai. Due momenti diversi, in anni diversi, tra l'altro. Qual era meglio? Domenicana. Ok. Perché? Perché hanno un bel culotto, sì, hanno un bel culotto. No, no, non il culotto, non era per il fisico. Latitude. Ah, ok. Un po' di il movimento. Yeah. Una mano alla capella. Sei il culo. Io non lo sai che straniere no. Come no? Ah no, perché eri all'estero, ma non era straniera. Cioè, sei andato all'estero però, per stare con italiana? Però aspetta, però attenta a quel che dici, Però però ma cosa? Il codice stanno ma basta ma non ce n'era straniere. No, da parte che sei vicinissimo al microfono, ma comunque no. Hanno sentito un senso. No, comunque no. No, alla fine non viaggi giovani no. No, purtroppo non riuscimmo. Purtroppo non riuscimmo. Cioè, te quanto zugu zugu straniere hai fatto? Io? Certo. No, la massima cosa che mi ricordo era che non so se voi vi ricordate la storia di Mira
e Indie Fox quando vennero in Italia. Sì. Sì, la ricordo. E so anche cosa è successo. Ok. Quello è stato il massimo di vicinanza. Ok. Quando... Noi non la sappiamo, però. Ma c'è Indie stato... Fox non ho capito. Diciamo che c'è stata una grande collab Italia-America, possiamo dire, no? Ti sei zigato Indie Fox? No. Una volta ero moderatore di Indie Fox, mi mise, perché mi aveva conosciuto e gli ha detto mi stai simpatico. E mi ha messo moderatore. E poi l'hanno permabannata. Ma Indie Fox è permabannata, sì. Lei sì. Amo la era quella che aveva fatto la... Il peto sul microfono. Uh-huh. Sì. Ok, sì. Il peto. Grande contenuto. Qua toccherebbe chiamare il Fazzone. Il Fazzone avrebbe storia da raccontare. Beh, direi di sì. Più che altro perché... No, ma io non dico il peto. Quella che aveva fatto vedere proprio il mondo di Quark. No, non era quella. Aspetta, ma la colonoscopia. Perché bannano se scorreggia sul microfono? Ma perché... Che cazzo di domanda è questa? Chiedo, cioè... Ma lei scorreggiava sul microfono. Era un gol. Cioè, se tu donavi un tot, lei scorreggiava, cioè vendeva le sue. Ma non era una scoreggia con gli anni, capo Ghelita, era una scoreggia... Cioè, si piccava il microfono in culo. Ad escatrice. Era nuda? C'era... No. Era ai fini di eccitamento di un certo tipo di... Okay. Grazie. Ok, grazie. Te, Mario, che sei un nonnaiolo, l'hai mai avuto le esperienze con le straniere? Con una ragazza marocchina e con una ragazza russa. Wow. Lubov Maya. Vuol dire amore mio in russo. Anche Zajigalka vuol dire accendino. Erano le due cose che dicevo più spesso. Accendino. Accendino. Trovate di più straniere. Vic. No. No, zero. Mai stato con una straniera in vita mia. Dicono tutti così. No. Almeno tre nazionali diverse di qualche sport. Ma no, questa è con una pugliese. È vero, in effetti si chiama. No, allora ti dico la verità, mi sarebbe, cioè, nel senso, nella mia vita sono sempre stato attratto dalle ragazze nere, però non mi è mai capitato di avere il piacere, però mi sarebbe sempre piaciuto, per adesso la ragazza, quindi non ci penso più, però quando ero single non avrei disdegnato, ecco. Però perché non è mai successo. Nemmeno io. Nasce questa tua voglia per No, non lo so, è che trovo le ragazze con la pelle scura, soprattutto le africane, particolarmente belle. I lineamenti mi piacciono particolarmente. Quel taglio di dark skin è... Bello, vabbè, però aspetta, lui ha detto un'altra cosa. Lui ha detto che allora, tipo le afroamericane, cioè le dark skin sono le ganguro che si fanno le lampade o capelli biondi. Su queste cose no, perché poi capace di ti guardi quelli in spiaggia che hanno anche il segno del costume, della bronzatura, vero? Ti calma quelle cose tipo. Non ti invito più. Si conoscono un po', sono quelli i gusti. Vabbè, comunque. Ma nessuno ha un debole per le asiatiche? Anche quello, anche le asiatiche, in effetti. A me, consideriamo però... comunque Asia. A me da piccolo mi piaceva tantissimo una ragazza filippina che stava in classe mia e ci ho provato per 5 anni. Aia. Però non ha mai funzionato. A me è quasi capitato di stare con una filippina, però poi non è andata in porto. Però ero proprio lì. E infatti ero un po' gasato per questa cosa. Ma zero. Però... Questo è successo perché non è successo? Scusa, sarà lì. Perché poi ha scorreggiato in faccia. No, semplicemente non. Si è cacata addosso dopo un'obbligatura. Sai, non era che se ne è pulgato in botto di. No, a parte no, e Sabaku, no, a parte, cioè, stava con una spagnola, è stata per un botto di tempo con una spagnola, Michele. Sì. Ma avete imparato almeno qualcosa dalle altre culture? Ora, lasciando quante nazionalità ha il tuo curriculum, Vite? Soltanto italiana. Una gran lingua, direi. Una gran lingua. Ma soltanto in queste esperienze qua, soltanto italiane, non ho mai, sono andato oltre, mai. Soltanto italiano, ma non è che appunto sembra no, oltre il confine. Oltre il confine. Sì, se oltre il confine, va bene, diciamo così. Vabbè, era incazzato per niente, Ciccio, veramente. Cioè, veramente un incazzatura ingiustificata. Ma forse si è arrabbiato perché vorrebbe tanto provare, o comunque ha voluto provare, ma non ha scelto la strada dell'amore vero, l'amore monogamo, vero quello, però. Capito? Sì. Ed è bello il sorriso sornione. Ed è bello. Eccolo. Oggi Tai Pai, veramente tremendo.
Vabbè. Direttamente su Urano, vabbè. Boia, Lucilla, ci tenevi? Volevo allora, comunicarci sì. Le tue esperienze. Non mi ho sentito niente. Sì, che io sono stata 3 anni con un tedesco e di recente sono uscita con una ragazza italo-francese. Molto italo-francese? Sì, italo-francese, sì, però non è finita bene, no. Oh, ah, merda. E forse è quello che ti ha allontanato dalla tua. Vabbè, me che cazzo dici, giuro sto cheesehead che mi ha reattato. Togli il follow al patriarcato. Troppo noi, troppo top, siamo noi. Voce del verbo. Siamo noi, esatto. No, è successo, ma è stata un'interferenza? Vabbè, non ho capito nulla. E dicevi un tedesco, però l'esperienza com'è stata? Italo-francese, la topa, è quella che ti ha allontanato? Gli puzzava la topa di formaggio? No, no, te porto. No, perché era un po' pazza, un po' pazza. Sì. Ma di solito tu lo sai che in francese la topa in realtà è la gatta? Beh, come in inglese che si dice pussy, per dire la fagiana. Sì. Anche in italiano si dice tipo micia, no? Non si, esatto. Oggi, la gattina, la paperella. Oggi zughi zughi, la paperella mai sentita. Antica ziga. Anche la mucia. La mucia anche si dice, no? Il prosciutto? Mio padre dice un prosciutto. Sarebbe un prosciutto. Mai sentito un prosciutto. A capa, a fettela. È messinese, un prosciutto. Ustichioni va bene, ancora. Ustichioni già sentito, un prosciutto non mi non sapevo. Un bello ustichioni che avevi chiesto. Ma come sei, manicchio, compare? Spaccato tutto. Ma poi dove siete? A casa di Gian Piero, sì? Sì. Gian Piero, ti do 100 euro se adesso caghi sul letto. No, smesso con queste storie. Ah, ok. Mi siete mai cagato addosso al letto? Hai smesso? No, un coniglio li caga sul letto. Io sono riuscito a uscire dal letto, che è la vita reale, cioè l'avevo alzato, sveglio. A letto avevo la febbre tipo a 39 e ho sognato che ero tipo in questo cesso e ho fatto ho lasciato tutto rilasciato. E che è successo? Che i miei genitori erano in viaggio perché hanno un gruppo di ballo e c'era mia nonna con me, no? E io faccio apro gli occhi tutto nero, accendo la baciù e accendo la lampadina e già quando c'è la lampadina ho lasciato dei segni strani, il marrocco, ma che cazzo faccio? disegno con le mani, forse starò ancora sognando. E invece faccio, apro le coperte, praticamente, anzi, io posso spiegare. Transpotting. Ero messo così, quando voi siete sdraiati è completamente sotto il mio culo c'era quel calone di diarrea. Vabbè, ma succede, dai. Lo so, e ho detto a mia nonna. Io ho questa teoria per cui tutti almeno una volta nella vita da adulti si cagano addosso. Se non vi è mai successo, aspettatela perché accadrà. Sì. Vabbè, però sarà te non fai test, sarà... lo sappiamo. Ma perché io ti sto sorprendendo? Il mascherato. Nick, secondo me te c'hai un anno e così. Cioè, se no non si spiega. Ma non è che è successo. Ma per la sua... ok. Ma succede. Cioè, per forza, la vita stronzi come il mio braccio. Ti caghi addosso per un motivo o per un altro. Ma sì. Ma ci sta, perché io mi sono anche cagato addosso per scorreggiare. Un altro caso. No, quello è un classico. No? Posso spiegarvi tutta la scena? Ero con le mie cugine, avevo 12 anni, non mi vergogno a dirlo. Eravamo in questo dondolo e faccio, ragazzi, vuoi sentire il mio scorreggio? Fanno sì, faccio. E poi sento nel dondolarmi. Non mi dico. Sì. Sento questa clessidra di merda che si muove. Sento, No! Lexi non sa parlare italiano, però clessidra di merda penso l'abbia presa. Visto la faccia un po'. I don't know when I didn't understand what you guys Come si dice clessidra in inglese? For you, Ho detto, ragazzi, scusa un secondo. Devo fare pipì, vado in bagno, mi abbassi i pantaloni e vedo, avete presente la merda di Arale? Non sento niente, la mia faceva schifo. Lei non si è mai cagata addosso, signor Riso? No, per ora non mi è mai successo. Ci sono andato ma accadrà, Riso, molto vicino.
Alex, io Nick, mi sono mai cagato addosso con te, sono, no? Io sono d'accordo con te perché io ci vado sempre molto vicino. Come? Ricordi però che... poi lo so che sbaglio tipo a salire un gradino e finisce che mi cavo addosso. Ma lo so. Raga, ma l'attacco di diarrea se viene prima o poi non lo stoppi, cioè non puoi farci niente, no. Ti viene, basta. Quindi... sono riuscito a trattenerlo quando mi viene un attacco di diarrea per una zuppa di funghi a Torino e feci il viaggio in taxi con il boi del culo di Obono che sta aggrappando nello stretto. No. Io ho avuto un'esperienza come fatto a resistere ore, poi c'era tra l'altro il taxi che prendeva delle buche, ho detto niente, no. Sta per finire la mia vita. Per fortuna poi sono arrivato lì. Tra l'altro era il virus intestinale che mi attaccò lei. Tremendo, la morte. Lexi, io con te non mi sono mai cagato addosso, nonostante tu sia mia cugina, eccetera. Però, come raccontava Ciccio, però ti ho fatto fare delle discrete figure di merda con le tue amiche. Ti ricordi? Quando al festival, come si chiamava? Fair. La fiera. No, fair. Io mi ricordo, c'erano due tuoi amici inutili. Che praticamente inutili. Sì, perché poi la ti ricordi quante battute imbarazzanti ho fatto e ti vergognavi? Sì, no, di solito sì, eh? Vabbè, va per ride sempre, no? Sì. Secondo me la storia più figa era quella del Tosa Erba. Cos'è che te era partito di mano in America? Avevi raccontato le cose. No, avevo preso il caddy, ero entrato in giardino di uno e l'ex e il suo fratello si buttarono dal caddy perché avevano paura di essere sparati. Ah, me la ricordo sta cosa, sì. Cioè la norma è aiuto, siamo entrati nel giardino di uno, mi butto di sotto dal caddy in movimento. No, perché questi sparavano perché poi, no? Sparano. Sì. Non sto scherzando, sì. Mamma mia. Vabbè, erano ragazzini magari. E te hai il coraggio di dire che inizia a piacerti poco l'Italia e vorresti tornare ma in no, America? Ma no, per quello, ma perché poverina, lei non c'ha la macchina, non c'ha la patente, sta sempre a Firenze. A Firenze c'è stato 2 anni il Covid, come in tutta Italia, chiaramente in tutto il mondo, non solo a Firenze, poverina. Quando esce c'ha gli amici, sì, ma ne versano il vino, ma ne frega mia nulla. E quindi quando è così... Però ha bisogno di uscire un po', cioè lei ha viaggiato anche poco in questi 2 anni. Per colpa devi vedere un po' l'Italia magari, andare un po' in altre regioni. Sì, vai in Valle d'Aosta, ti butti giù da Viruppo e Bob. No! Qual è la cosa che ti incuriosisce più dell'Italia che non hai ancora visto? Voglio andare a Torino. Ah! Sì. Bella Torino. Sì. Tu sei Karim Musa in arte Yotobi? No. No, allora, no, Torino, perché vuoi andare a Torino? I want to go to Puglia. Perché in Puglia? Non ho fatto niente. A Venezia ci sei stata? Sì, c'è stata. Sì. Roma? Sì. Milano sono andata. Sicilia? Milano fa schifo. Sicily? Sicilia? No. Oh, no, ma sì, ho paura. Bassano del Grappa. Non sia mai. Non se ne giova. Ciao Matte, buonanotte. Ciao Riso. Ciao Riso. Buonanotte. Il migliore. Buonanotte. Ciao, l'eroe dei nostri tempi. Vince, mio cugino, mio padre. My dad. My dad. Your dad. Yeah. Ma non è mai. Cioè, non. Vince. È suo padre. Vince si chiama il suo padre. My dad's name is also Vincenzo, però lì lo chiamano Vince. Okay. Ma non si preoccupa, non ha mai nostalgia di te, non gli manchi mai? Does he miss me or do I miss him? Yeah. No. He miss you. Boh. Come boh? Non siamo stati insieme tanto, cara. And do you miss him? No, a little bit. No, non proprio. Il suo, vabbè. And what about your mother? Ma io non sono stata a casa per 10 anni ora, quindi sono abituata. Già, è vero, anche quello, perché loro si davano diulo presto, un'altra concezione. Noi ci vero. Poi, non lo so. Io, per esempio, ho la fortuna di sentirmi spesso con mio pallo, vedo, però è diverso. Anche per voi è così? Vabbè, per te sì, lo so, perché ti sei visto anche l'altra sera, è stata a cena. Sì. Ma tipo Uscillora te lo vedi di babbone, mammona, la serie di sempre. Una volta ogni 3-4 mesi. Porco due, così poco? Vedere o sentire?
No, sentire tutti i giorni, vederli dal vivo in 3-4 mesi. Ok, vabbè, te stai a Roma, loro stanno ancora a Grosseto, presumo. Sì, 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 sì. Non ti dicono mai, cosa fai con quel culo di fuori? Te lo dicono mai. No, no, loro hanno solo detto che non devo far vedere la patatina, poi posso fare le foto la di patatina, ma okay. Io non riesco a capire. Ma loro la chiamano 18, così, loro la chiamano. No, vabbè, perché? Diversi stasera quella, per chiamare la pia. Quella no, e tutto il resto sì. La zaga, la ziga, la zuga, ma io comunque, cioè io comunque non faccio nudo, faccio cosplay, lingerie, qualche body un po' birichino. No, però basta, anche se fosse stato, che problema c'è? Body birichino. Body birichino è bello però. Ce l'hai mai avuto? Ce l'hai mai avuto il body con la miccia? Che vuol dire body con la miccia? Quelle che accendi. Tiri, quelle tiri e si scompone. Le tiri. Ah, quello che tiri e va giù, tipo così. Sì, che fai, che tiri un laccetto e poi crolla tutto questo castello di carte. Di seta. Di seta morbida. Sì, sì, sì. Sì. Vabbè. Però lo, nelle mie cose. Nelle mie cose, sì, all'interno del sangue, eccetera. No, che cazzo. Nelle mie cose, dice che lei, nella mia intimità. Sì. Vabbè. Non è pubblico, non è pubblico. No, non è pubblico, no. Vabbè. Se volete rispondere, invece, ecco, il babbo di J-Taz come sarà? Il babbo e la mamma? Secondo me sono due persone estremamente... Sono tipo dei punk che vanno sui chopper. sai tipo il punk a bestia di Kenshiro. Oh, €2 No, girano le bolas a semafori. No, J-Taz, no. No. Okay. Oh, sono... Io lo sono a sega, lo vedo a 20 anni, sta cazzo fatta. Ce l'hai €3 per comprare panino alla fontina. Sareste cose un po'. Vabbè, racconta, sono curioso. Mio padre è molto... È molto me, secondo me. Cioè, io sono molto lui, semmai. Quindi è molto simile. E Zano l'ha conosciuto. O anche Marza. Forse il Fazzone. Ho un dubbio sul Fazzone. E uguale anche mia madre. L'hanno conosciuta. E boh, sono... Tranquilli. Sono tranquilli. Un po' te. Ma lo sai... Ti spoilerò la risposta. Che lavoro fanno i tuoi? Hanno un negozio. No, allora. Che negozio? Disney Store? Cos'è? No, pensavo che Disney Store l'hanno chiuso tutti. Ah, però no, in verità, quando ero piccolo, sì. Hai visto? Ah, qualcosa, c'era. Quando ero piccolo, sì. Un negozio di? Ti immagini non sapere cosa dire? No, allora, mamma. Praticamente era un mix, perché... Beh, diciamo, mia mamma faceva delle cose fatte a mano. Cioè faceva tipo, che ne so, i piatti fatti a mano, tutte cose molto fighe, carine, poi però... E invece lo sai cosa mi ha colpito, Ciccio? Sempre per collegarsi al discorso genitori, se ne parlava prima, i tuoi genitori, Marco mi ha sempre raccontato che erano un po' distanti, soprattutto da lui, dalle sue passioni, dal suo lavoro, e invece ora si sono perfettamente integrati col tempo a... No, ma è figa come cosa, no? Il mio fratello non gliel'ha mai... ora gliel'ha perdonato. C'è stato un periodo in cui non ne voleva sapere un cazzo. Il fatto è che io ho detto a mio fratello, devi sempre metterti nella cosa di loro hanno un'altra mentalità. Cioè, loro vengono dagli anni 50, 60. Cioè, pensa come fai a spiegare a delle persone del genere come un lavoro, come fare video, fare una cosa del genere in questo mondo e prendere anche soldi, per loro è inconcepibile. Quando hanno visto effettivamente che mio fratello ha fatto strada, che è riuscito comunque a sopravvivere, a emergere, no? Perché per loro è una cosa che non si può fare, cioè se fai quello sei completamente, non puoi farlo. Effettivamente sono ricreduti, infatti se tu adesso parli con loro, loro dicono... Sì, abbiamo capito, effettivamente eravamo troppo... Quindi un po' diciamo che un po' ti ha aperto la strada con i tuoi, lui? In realtà no, perché i miei genitori non è che sono persone che se... cioè non è che rompevano la palla mio fratello dicendo non farlo, semplicemente dicevano
fai altro, no, nel senso, no, no, cioè puoi farlo ma fai altro, perché questo non ti porterà, quello è un hobby, è uno, deve essere un hobby. Ma che ogni tanto mi fa, oh, ma lo sai che c'è un concorso nella finanza? Bravissimo, è vero. Ancora è vero, i genitori le dicono sempre, ha 32 anni e mamma ancora oggi manda tipo farmacia, e dico mamma. Madre comunque mia, ciccio se, secondo me comunque c'è da dire che essere genitori del primo figlio secondo me è molto più difficile che esserlo del secondo, perché quando nasce il primo figlio tu non sei genitore, non ci sei ancora passato, e al secondo tu capisci anche gli errori che hai fatto e non vuoi che accadano di nuovo. La cosa, in realtà la cosa diversa è che mio fratello aveva la passione per i video, io per il ballo, quindi essendo che è una cosa più inerente a loro, con me è stato molto più facile, ma non perché me l'aveva sperato mio fratello, ma perché avevo altre cose da fare. Ma poi, poi Marco è un carattere molto particolare, quindi insomma, appunto, oltre i genitori anche la famiglia lo prendevi in giro, perché comunque ricordo anche molto spesso che della famiglia, più della famiglia Merrino, è che la famiglia Merrino è un po' una stronza, no? Mettiamola così. La famiglia invece di mamma è più tipo fai altro, però non ti pigliano in giro, non ti prendono per il culo. Invece la famiglia Merrino è un po' più maliziosa, un po' più bastarda. Diciamo, ma io ho avuto, anche io ho avuto gli stessi problemi. Allora qualcuno diceva, ma il sud Italia, non è vero, ragazzi, anche qua in Toscana. Stesso discorso, cioè lui vendeva vende le carte, insomma comunque trattava le figurine, cioè non è proprio il massimo, e io uguale, cioè anche mio padre all'inizio non è che si fidasse poi così tanto di questo, ma se c'è domani un c'è, le solite cose. Bisogna anche mettersi nei panni di un genitore che vede il figlio che all'improvviso si dedica anima e corpo a una cosa che neanche sai se può far guadagnare, perché noi tutti abbiamo iniziato anche abbastanza presto. Toscana non è Sud Italia, è Centro Italia, che cosa state dicendo? Vabbè, comunque non importa. Allora, ma perché giustamente a Milan tutti quelli che hanno figlioli influencer o che hanno figlioli che fanno queste robe gli hanno detto no, tieni questi 40.000 euro, investi nel tuo lavoro, sarà il tuo futuro fin da subito. Ma non è quello, è che forse c'è, cioè, il fatto che i più grossi influencer di Twitch almeno sono romani. Quindi cioè, andiamo a Milano che ci porta le risorse, c'è, cioè, il Blu-ray Diavono stream in cantina con i genitori, nulla, no, da Diavono per Milano per streamare non ha senso, però quindi non penso però molti lo pensano ancora. Una volta c'era questa voglia di trasferirsi, mi ricordo anche Zano, Marza, anche Power voleva comprarsi casa a Milano per le agenzie, poi però ormai è scemata un po' la cosa, perché in realtà penso che il Covid abbia aiutato un pochino ad aprire un po' la testa su queste cose, vero. Che possiamo campare se non addirittura fare più soldi comunque non ma casa, sapete secondo me cosa, tipo, oddio, anch'io ho avuto un sacco di problemi con i miei genitori per questa cosa qua. Vabbè, poi in generale i miei genitori mi hanno sempre cresciuto con l'idea di tu da grande di fare soldi, di essere indipendente, eccetera, eccetera. Quindi figurati, gli hobby sono da una parte e il lavoro da un'altra, proprio sono due cose diverse. Ma non so se magari per voi è anche stato lo stesso, ma nel mio caso hanno iniziato a capire nel momento in cui inizi a guadagnare un po'. Nel momento in cui porti, certo, e poi vedrà, guarda, si possono fare soldi, ah ok, allora fallo, allora vai. Solo in quel caso quello però sì, è già una mentalità. Allora, da una parte è un po' svilente, ma non per i tuoi genitori, per, certo, te. Cioè, nel senso, una cosa che a me ha sempre dato fastidio, perché è successo anche a me tante volte, è il dover giustificare quello che faccio dimostrando il fatto che ci faccio dei soldi. Sì, allora, se ci faccio dei soldi va bene, però se, sì, quando c'è il se, soldo, fosse, se fosse un periodo, esatto, in cui io sto investendo, in cui mi sto impegnando, allora non va bene perché non sto fatturando. Esatto. Cioè, non è un po' una mentalità del cazzo. È molto rischioso, è vero. Io con i miei ho avuto molta difficoltà a far capire che dovevo un attimino badare al mio stato psicologico ad un certo punto, perché lavoravo da 2 anni in un'azienda, insomma, in ufficio, e stavo, cioè, facevi lavoro da cartellino, insomma. Sì, proprio, cioè, da stagista, marketing semplicissimo. No, quindi io ho studiato 5 anni marketing, poi ho iniziato a fare lo stage, 2 anni, pagato anche bene, quindi mi trattavano anche bene, ma a livello psicologico proprio stavo uscendo di testa, perché inevitabilmente il lavoro ti occupa tutta la giornata e non c'era un momento nella giornata in cui non mi dedicassi alle cose che davvero mi piacevano, e stavo uscendo di testa.
e quindi tipo anche far capire semplicemente ai miei, io non, cioè proprio mentalmente non sto tanto bene, secondo me non, non so, non, io la faccio una colpa perché è una cosa della loro generazione, mi sa. Chiaro. Però ma un po' tutto, lo dicevano anche in chat, cioè non solo il lavoro, ma anche il collezionismo con le carte, i videogiochi, bisogna sempre, ma i videogiochi fanno girare un sacco di soldi, allora sono ok, ma non mi posso giocare un videogioco perché mi garba e basta, cioè non c'è bisogno necessariamente facciano girare i soldi, non c'è bisogno necessariamente di apprezzarle, ma infatti basta, sembra che i soldi siano diventati un po' un nuovo dio, faccio i soldi, ma perché cosa? Perché devo fare i soldi, perché se faccio i soldi poi faccio i soldi, ma sembra che sta diventando una sorta di status social, culo di culo vivente, non so dire niente, che palle, che secondo me questa è la cosa migliore dello streamer, perché Mario e dandogli ragione, dicevo, ricollegandomi a quello che dicevi te, dandoti ragione, il fatto è che ormai, cioè quel tipo di generazione molto spesso si ritrovava a fare un lavoro perché lo doveva fare per campare, ok? Non avevano bisogno di qualifiche, non avevano bisogno. Non solo, di... anche perché ci si doveva sposare, la casa, il figliolo. E quindi il target era la sopravvivenza, fare i soldi per campare. E la stessa cosa la riflettono su di noi, quindi semplicemente. Ora, non importa quel che fai, fai i soldi e fatti la tua vita, trova, fa sposa, ti fa figlioli o fai quel che cazzo ti pare, ma devi fare i soldi. E quindi non c'è ed è brutto perché ognuno di noi è unico a modo suo e i soldi è meraviglioso che siano un mezzo verso una concretizzazione che è prettamente personale. Secondo me quello che diceva Elena, cioè il fatto di non potersi sfogare, a tenersi a una routine che ti porta denaro ma non ti porta niente, secondo me il punto G dello streaming, la cosa che fa proprio godere di questo lavoro è che tu combaci nello stesso tempo non solo la monetizzazione che ti permette di farti la spesa, ma anche la possibilità di poterti esprimere, che per un essere umano, che sia creativo o che non sia creativo, è una cosa importantissima. Vabbè raga, però specifico una cosa in chat, pensavo fosse scontata, però ho capito che su Twitch è meglio non dare mai niente le cose per scontate. Non stiamo parlando di fare soldi come avere una stabilità economica, cioè pagare un affitto, le bollette. Stiamo parlando di fare i soldi per qualcosa di più, cioè per quello che ci fa vivere la vita, non sopravvivere. Questo è il senso. Si stava parlando di quello, lo specifico, però insomma ho visto che c'è qualcuno. Allora, vabbè, ci sta. Una cosa, io il primo anno che sono venuta a Roma e ancora non lavoravo con Instagram, eccetera, ho detto prova a fare la cameriera. L'ho fatto. Okay. Per 4 mesi mi hanno pagata 4 euro l'ora con clienti che mi davano pacche sul culo e non potevo dire niente perché il mio capo diceva sono clienti, se esagerano dimmelo. Però è demente anche il tuo capo, cioè veramente. Vabbè, lui è un cretino, però il punto è questo. Io una cosa che ho capito è stata se hai delle possibilità, seguile, perché poi vivi proprio da frustrato, cioè anche se magari c'hai il lavoro fisso, c'hai il culo parato, però campi proprio male, cioè io stavo malissimo, vabbè che i soldi non ci pagavo manco l'affitto. È svilente come cosa, cioè al di là del vabbè 4 euro l'ora che non è neanche il minimo sindacale, ma vabbè, ma poi andare al lavoro che ti pagano da fame e ti mettono pure le mani addosso. No, quello va terribile, cazzo. Allora va fatto, cioè nel senso cioè, scusa, cioè allora so ragazzi, però anch'io a una certa quando ho iniziato a lavorare avevo 14 anni, tutte le estati per la motina, per tutte le mie stronzate. Grazie Dio mago, benvenuto. E andavo a Livorno, a te lo ricordi, il Nautilus, la pizzeria. Sì. A PA 3,50 l'ora e zitto, cioè e se volevi ero sì, e stessa cosa ho fatto fino ai 21-22 anni. Poi a una certa ho detto basta. Però c'è anche da dire poi mentre che ho fatto quello che dovevo fare, poi una certa ho detto no, basta, non è la strada, provo dove voglio andare, provi e se riesci bene. Se no, quello che volevo dire io soltanto è che se purtroppo non tutti hanno questo privilegio di poter rischiare, nel senso che comunque noi siamo privilegiati, chi ha avuto la possibilità di rischiare, che aveva tra virgolette per certi versi un minimo di sicurezza dietro, è riuscito a fare questo passo. C'è gente che purtroppo non può, perché altrimenti non mangia. Il problema dell'Italia è non poter avere, non solo il mal dell'Italia, ormai siamo un po' tutti nella merda, è non poter scegliere. E poi non so voi, ma io non sopporto l'idea di avere un capo.
Non sopporto proprio però, però lì si va in un altro campo, non si può avere, cioè tutti i lavori senza capo è praticamente impossibile, ma essere capi di se stesso. Eh sì. Però dipende, poi io ho fatto lavori con, cioè l'ho fatto per anni recentemente, cioè fino a poco tempo fa col capo, e facevo questo contemporaneamente. Dipende, cioè ovvio che è meglio non avere capi, cioè se riesci a essere il capo di te stesso è la cosa migliore, però come ha detto Dario dipende anche dal capo, se hai un capo che è comprensivo. Dipende anche dal concetto, suppongo, che tu abbia di capo, perché se dobbiamo prendere come capo Twitch, che tipo domani smette, non esiste più, allora viva, però se come capo intendi una persona che ti dice tu devi lavorare da quest'ora a quest'ora e devi consegnarmi questa cosa da quest'ora a quest'ora, ovviamente certo. Vabbè. Poi Giampiero, cioè dipende anche dalla persona, nel senso io per esempio non ce la farei mai avere un capo, perché col carattere che ho starei a litigare un giorno sì e due giorni, vabbè non riesco più a parlare, però ci sono tante persone che non hanno voglia proprio di pensare a cosa fare e che vogliono effettivamente fare quella mansione e non però, vogliono essere... Però per dirti una roba, no? Ora metti caso che Twitch non fosse andato così come è andato in questi anni, ok? E arrivavo a un certo punto in cui, che cazzo ne so, lavoravi sempre andando in Giappone. Cazzato, studio sempre. No? Sì. Però arrivava da te il signor Petrinelli, il signor Bonelli, il signor X, e ti diceva, guarda Dario, ti voglio assumere come editor, oh, ti sto dicendo una roba totalmente a caso, come storyboarder, come qualsiasi cosa... per la mia azienda, cosa facevi? Ah, forse accettavo, anche perché l'alternativa se no era andare a lavorare da mio papà, oppure io, guarda, come piano B che forse è pure peggio avere come capo un parente che ti porti a casa io l'ho fatto il cameriere per mio papà, era un litigio dopo l'altro, cioè, certo. Però ecco un altro piano B che avevo pensato l'altro giorno, mi chiedevano il piano B. Io avevo pensato ai tempi, quando stava per finirmi YouTube, ho detto, ma cazzo è osa, mi trasferisco in Giappone e faccio tour tutto il giorno. Tutti, cioè anche con vecchi, con la gente che non mi conosce. Cioè faccio proprio l'accompagnatore per tutti. Bello. E vaffanculo. Poi però è andata diversamente. Però ci stavo seriamente pensando in quel momento. L'insegnante? No, l'insegnante era un sogno di quando ero adolescente. Adolescente no, quando ero ventenne. Okay. Però è un processo molto lungo, faticoso, però forse ci avrei provato, non lo so, sai, coi secco in mano non è che si fa niente, quindi è andata così Twitch e ho fatto... No, ma però il mio ragionamento era, cioè, comunque a un certo punto, eventualmente un compromesso, pur avendo un capo, però facendo un lavoro che ti piace, a quel punto uno è disposto, capito, a avere un capo, a avere qualcuno sopra, al di là del fatto di avere il capo. Se faccio un qualcosa che mi piace, che mi stimola, che mi fa aver voglia di lavorare, sti cazzi di avere un figlio di puttana come capo. Poi se ti rovina il lavoro, lo star bene al lavoro è un altro discorso, però se vai a lavoro e sei tranquillo e sei soddisfatto di quel che fai, per me ti importa un cazzo di averci o no un capo. Sì, sono... A me mi è rimasto il trauma dopo l'esperienza. Ma quello è disumano. E credo. Vabbè, che hai vissuto anche una roba parecchio brutta. Però anche il mio ex che faceva la stagione estiva ha avuto un capo pessimo. Cioè, secondo me proprio è il campo... Vabbè, ma aspetta un attimo. I capi animatori per deformazione professionale sono dei pezzi di merda. Non ne ho conosciuto uno buono è uno che non si sfoga su quelli che c'ha sotto. È una Hai fatto l'animatore, Mario? Sì, anche da capo. Sono stato l'unico esempio di una persona che si faceva sovrastare pur di essere gentile. Perché, ragazzi, magliette strappate, spazzolini nel buco di culo, c'è di tutto. Ma che cazzo, ma proprio un nonnismo così alla militare. Ma ogni giorno, se tu ti comporti male al lavoro e rispondi male, te la faceva pagare in modo. Io sono il capo. Io finivo in galera. Ma mi chiarisci lo spazzolino nel buco del culo? Infatti. Una volta il mio capo animatore mi disse: ah, hai visto come mi ha risposto male quella? Lo sai stasera cosa faccio? Le prendo lo spazzolino e lo metto e me lo metto nel buco del culo. E io gli ho detto: ma scusami, Giacomo, ma quindi devo avere paura che fai la stessa cosa pure con me? E lui mi ha risposto: se ti comporti bene, no. Ragazzi, me lo ricordo per sempre. Ma che cazzo è? Ma la mafia? Ma scusami. Esatto. Un atteggiamento mafioso. Appunto, tutti gli spazzolini di tutto il villaggio. E fu così che smise di lavarsi i denti.
L'avreste prodotto ogni giorno. Con l'utonio. Come macro argomento stiamo parlando della differenza che c'è tra il lavorare per vivere e il vivere per il lavorare. Esattamente, sì. Che la seconda è una cosa che sinceramente a tutti quelli che ci guardano e anche a noi, perché pure noi potremmo incappare in questa cosa per quanto sia il mestiere dei sogni, non fatelo mai, non vivete mai per lavorare, perché non ne varrà mai la pena e poi vi renderete conto che avete perso tempo, perché poi arriverà una cosa veramente importante e tu dov'eri? A fare soldi. Però Mario, soldi. Questo discorso sarà anche fatto qualche tempo fa, qualche mese fa, sempre qua al pub. Il problema è che secondo me bisogna cambiare tutto, cioè perché alla base ci sono persone che non hanno scelta. Secondo me il vero problema è quello, non il fatto di vivere per lavorare, ma il fatto che vanno proprio scardinate delle robe che ci sono rimaste in testa. Dici tu, come glielo vai a dire a uno che fa 4 euro l'ora ma che deve campare un bambino che non deve fare questa cosa? Questo sono totalmente d'accordo. Però lì il problema non è di mentalità, il problema è di società. Cioè, società, pura, sì. Boh, è totalmente andato. Perché c'è, sentivo l'altro giorno, negli ultimi 20 o 30 anni, non mi ricordo. Compagni! No. Comunque dicevi... Negli ultimi 30 anni, gli stipendi medi dei dirigenti grossi d'azienda sono aumentati in percentuale tipo del, fai conto, 1500%, sì, una roba del genere. Negli ultimi 30 anni gli stipendi dei dipendenti aziendali sono aumentati del 14%. Quindi capisci che c'è qualcosa che non va. Grande. No, ma questo, poi comunque anche quando ci sono le regole, purtroppo ci sono tante persone che cercano di deviare la regola per avere lo sgamo, perché se io per esempio perdo il lavoro non ho la disoccupazione, perché per fare quel lavoro ho dovuto fare una finta partita IVA e quindi io non ho accesso alla... non può lavorare perché in questo momento si sta curando, e se lui va a lavorare in questo stato gli tolgono i soldi, adesso sta prendendo una pensione, prendeva il reddito di cittadinanza, lavora quando può, e visto che ha la malattia gli hanno dato i soldi per la malattia e gliele hanno detratti dal reddito di cittadinanza. Cosa? Non puoi guadagnare più di quella cosa, quindi togliamo i soldi della cittadinanza. Allucinante. Comunque pure io voto sempre capito in merda, sempre, tutti capivo. Vabbè, io ho visto quella roba che vi hai raccontato, cioè cotruffatori che andavano porta a porta, veramente cicce. Ma come, se la vuoi raccontare, è un'esperienza comunque, secondo me, importante da comunicare anche alla gente che ci segue. Guarda, ok, la racconto, ma mi fa anche rabbia perché è vergognosa. Di quanto è vergognosa, mi vergogno pure a raccontarla, ma vabbè. Ma eri in balia degli eventi, non c'entri nulla. Sì, questo è pure vero, anche perché a Messina dopo. Poi impossibile. C'era questo annuncio che diceva che cercavano questi magazzinieri per questa azienda che stava aprendo, e io vado là per fare questo colloquio, e niente, arrivo là, fanno ok, domani... tra quando sei pronto, se ne pensi, no, sono a posto, il magazzino è comunque un lavoro, mi piace perché sto nel mio, io so che lavoro bene quando sto nel mio, e va bene così, ok, domani, infatti devo andare qua, a quest'ora, ok, torno a casa, tutto bello, contento, diciamo, un lavoro a Messina, cosa? Vabbè, giustamente il giorno dopo, alle 8 di mattina, avevamo appuntamento, li spunto in tuta, perché giustamente da magazzino non ti vesti col frac, ti metti la tuta. Sì, sì, chiaro. E mi spunto tre persone col frac e dicono, no, in giacca e cravatta, e fanno, ok, tu sei pronto per oggi? Giustamente in tuta dicevo, sì, ma dobbiamo andare, è la cosa del magazziniere, no? Gli fa, no, ma il magazziniere dobbiamo fare il porta a porta. E io ho detto, cosa? No. Praticamente da dove... avevamo appuntamento, abbiamo fatto tipo qualche 3-4 km a piedi facendo a bussare le porte, e io alle persone che ci facevano entrare, perché noi eravamo dei truffatori al 100%, io gli volevo far capire tipo con gli sguardi di non firmare quel contratto, perché tipo luce e gas, no? Sì, capitato anche a me, uguale. Ecco, mamma. Un giorno una signora ci fa entrare, io sono una persona strasensibile, quindi mi sento pure in colpa. Entro e fa, certo, sì, questi contratti mi interessano, ma volete un succo di frutta, qualcosa da mangiare? Io, signora, no, grazie. Poi tipo, quello là, il mio collega gli ha fatto vedere il documento, e io tipo da lontano facevo...
No, tipo, madonna, il mio, il mio collega mi dava le spalle e io facevo tipo, oh, signora, ti prego, guardami in faccia e ti prego, non firmare quel cazzo di documento, cazzo. L'ha firmato. Madonna. Ed è orrendo, ragazzi, è stato veramente orrendo. Poi a un certo punto mi sono rotto il cazzazzo e ho detto, senti, torna a casa perché non era questo il lavoro. Anzi, che ho fatto quei 4 km a piedi. Lasciando questo, bro, io non sono uno che molla subito, cioè nel senso, quando faccio un lavoro almeno ho capito, provo. Però era una truffa, cioè nel senso non era un lavoro, lo so, capito, però sei in balia degli eventi, ma no. Finisci no, nei casini tu pure se dici che è truffa, no, attenzione, sai? Assolutamente, però nel senso che hai fatto bene ad andartene. A un certo no, punto, certo, cioè, ho fatto bene, ma quello di vabbè, sulle prime lo capisco perfettamente, però alla fine te ne sei andato. Sì, 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 però capisci, uno scaccio, sono tornato a casa amareggiato dicendo, ma allora che di che cazzo mi dici, se manco gli annunci sono, cioè pure i capi che mi assumono non sono veri, di chi cazzo mi devo fidare? È successa la stessa identica cosa a me di Torino. Non è sicilianata, è italiana. Non c'entra niente, ragazzi, non c'entra proprio niente. Forse esatto. neanche italianata. Di porta a porta ci sono dappertutto, ragazzi. Cioè, madonna. Io racconto brevemente la mia esperienza. Vado a fare un colloquio di appunto da agente, tutti vestiti bene, eleganti, però andai a vedere, c'avevano la bianchina dell'anno di Cristo. Allora, al primo incontro, in una sala riunione, tutti eleganti, cose così, arriva il capo della riunione, fa partire il disco alle 8 di mattina, iniziano tutti a ballare dance sul posto, per darsi la carica e poi per partire nei vari posti a fare il porta a porta, contratti luce gas plurimandatari, quindi anche lì manata sui campanelli, siamo del gas, siamo l'Enel, assolutamente non erano loro, e facevano firmare, a volte facendo passare come se fosse un cambiamento necessario, cioè sì. Dobbiamo cambiarvi il contatore, quindi dovete così firmare da figli di puttana. Sono 3 mesi che provano a incularmi in quel modo lì, ti giuro, 3 mesi che ogni giorno mi chiamano e sono una roba tipo questa, arrivano anche loro in giacca e cravatta, voglio farti firmare, e io tipo con una scusa ho detto, no guarda, senti, ci devo pensare, no firma adesso perché guarda che se non firmi domani ti aumentano tutto e te pagherò. Ma allora sei un coglione, sì. Il bello che io ho la fortuna di avere mia madre che lavora veramente all'Enel. E io gli faccio, mi puoi dire, che così almeno chiedo un attimo a mia mamma, sì, mo tutti ci avete i parenti dell'Enel. Oh, ti giuro, veramente. Ma vuole pure con te ragione, vaffanculo. Ma capito? La gente che appena parlava italiano, che magari erano extracomunitari, appena arrivati, cose così, facevano firmare il mondo. Ma e poi quelli si trovavano nei casini. Ma da ragazzini o robe del genere avete mai subito una truffa? Ragazzini, sì, anche telefonica. A me hanno rubato 400 euro su PayPal per comprarsi delle scarpe orrende. Ma com'è successo? Non lo so. Io contatto subito PayPal dicendo, ragazzi, vi prego. Ma comunque, se voi fate una domanda, io comunque è successo una cosa che a me, per forza, ho detto, ti prego, PayPal 400. Ma com'è successo? PayPal è strasicuro. A me è infatti successo. Strano. Io ho chiesto a PayPal aiuto, però PayPal, devo essere super sincero, il giorno dopo mi ha fatto avere i soldi e hanno subito fatto tipo dei provvedimenti, non mi ricordo cosa avevano fatto. Bravi. Ma ti hanno rimborsato? Ti hanno rimborsato. Wow! Il giorno dopo. Scusa, come hanno fatto a fotterti 400 euro? Allora, io mi sveglio che mi arriva sta notifica, 400 euro da PayPal. Oh! Guardo tipo, per vedere un po' la lista, c'è scritto tipo un www.unsito di scarpe. Non mi ricordo. Non mi ricordo. E vendevano Nike, ma tipo orrende. Sì. E questo qua ha preso le Nike peggiori con il mondo. Fossero state scarpe belle, avrei detto, quasi manco faccio il rimborso, se le merita. Però ha preso le scarpe più brutte del mondo, cazzo. Io una volta comprai un elmo di Iron Man, doveva essere tipo quell'elmo di Iron Man. Non l'avrei mai detto, citazione. Doveva essere quell'elmo di Iron Man, proprio figo, che ti metti, che tu gli dici, Jarvis, apri, e lui scolle, esatto. E niente, mi è arrivato un coso di plastica con le due lucette, una gialla e una blu, e le accendevi e lampeggiavano come i lampeggianti della polizia. E a me là, ad esempio, PayPal non mi ha fatto il rimborso. Io gli ho mandato tutto, tutto il sito che vendeva quella roba là, il canale YouTube, perché poi hanno cancellato tutto. Da quando io ho cominciato a fare la segnalazione a PayPal, loro hanno fatto sparire tutto, sito sparito, YouTube sparito, Instagram sparito. Io gli avevo fatto, perché sarà costato parecchio. Sì, non mi ricordo bene. Io gli feci tutto lo screen e niente, loro dissero "No,
hanno mandato la cosa giusta. Boh, a me non mi pare, però. No, sono i miei $1,500 a due artisti per fare dei giocattoli di Toy Story. Quindi non li vedrò mai, probabilmente. No. Vedremo. Staremo a vedere. Beh, aspetta, scusa, pallelisce.com anche. Vabbè, sì, anche qui è un bello scam. Sì, però lì me l'avevo calcolato. Cioè, dovevamo spedire il tagliapeli di palle. È un esatto, è un rasoio per le palle. Come costruire? Le voglio lisce. No, in diretta fu questa cosa. È una roba si chiama palle lisce. Palle lisce. Ma com'è, come è costruito? Tipo così e tiro. Sì, come una sfera? No. Era tipo una conchetta. Ok. Ricordo, dove te appoggiavi lo scroto e questo ti Oddio, quello era l'idromassaggio per le palle. Ma era un'altra cosa. Baschettare, palle lisce, però lo sconsiglio. Palle lisce. Palle villose, cosa? Baschettare, ma scusa, ma che fascino ha una donna che si leva un tuo pelo pubico di 3 centimetri, tutto irto così? Fai schifo, fai. Tagliati per quello il bello. Tra la bella leccata di palle ci sta sempre bene, però se fai schifo, è un altro discorso. Chi è che mi stava interpellando? Stofano. Io Dario ti saluto. Ah, vai via Ciccio. Sì, okay. Però prima di andarmene via voglio dedicare una canzone al pub dell'amico. Wow. Ho paura, oh. Vai, dimmi vai. Io Simon. Ciao Simon. Suonano così. Non è Panetti, ragazzi, non è Panetti. Io sembra però. Lo sapevo, io ormai con Dario Moccia alle Hawaii. Dopo il pub dell'amico, oh mio Dio, che figo. Sono entrato, ho parlato, mi sentivo, sono sfiato. Sono pazzo, sono un cazzo che vuole diventare ragazzo. Dario Moccia, ci sei tu, baby. Dario Moccia anche di più. Yeah. Dario Moccia, ci sei tu, baby. Dario Moccia anche di più. Oh, ah. Dario Moccia, e ci sei tu. Oh, yeah. Dario Moccia un po' di più. L'ho conosciuto tanto tempo fa nella piattaforma di YouTube in una fiera e siamo stati insieme. Chi c'era? C'ero io, mio fratello, c'era Dio, un ombrello, c'era anche il mio fratello, l'ho detto, e Dario Moccia, ok, ora è qui, fa oh, ok, ascolta, pensavo c'è un pitch su eBay. Dario Moccia, ci sei tu, Dario Moccia, sempre di più ogni volta che lo guardo. Io sono beffardo perché lo amo, io imbroglio, me ne vado, basta lo scoglio nella sua trattoria, è troppo buona, mangio carne e Ramona, una ragazza che mi ha portato un piatto nel tavolo. Ha portato anche un risotto, era troppo buono, non potevo dire di no, potevo solo dire sì, mi ricorderà lunedì. Dario Moccia, ci sei tu, Dario Moccia anche di più. Let's go. Mario Moccia, Mario. Ci sei tu, Dario Moccia anche di più. Ok, lo sapevo. Ma è finita! No, è un pezzo di Pink Floyd. Dario, non lasciarmi, ti amo. Bello Simon che va a chiudere. Grazie Ciccio, grazie di cuore. Ciao Simon. Ciao Simon, comunque. Prossimamente nell'attesa del canale. Ciao, no? Ciccio, ciao Simon, grazie ciao, di essere ragazzi, passati. Grazie. Vi abbraccio, vi bacio. Grazie di cuore. Ciao. Ragazzi. Io avrei una domanda per Lucilla, se posso fare. Eccoci dimmi. Okay. Perché immagino che hai mai indossato un tanga? Vabbè, sì. Sì, credo, sì. Io, ok, anch'io. E quando stai fuori casa, scusa, quando sei fuori casa e tipo magari devi andare a fare la cacca, insomma, e quindi non puoi lavarti con il bidet,
Anche tu ti fai il tappo con la carta igienica per infilartelo, insomma, nel sedere, perché così il tanga non ti... Prega. Perché faccio il tappo? Interessante, no, comunque come questione. Non ho capito la dinamica. Praticamente, giustamente, loro... Cioè, non ci mettiamo i tanga, carta igienica, loro sì, no? Da... Quando lo vanno... No, non ti metti dentro, te lo metti... No, no, perché io ho il culetto sensibile, quindi non posso fare queste cose. Ma non hai paura che la mutanda infilandosi dentro? Perché io ho il terrore. Io mi lavo il culo e il lavandino quando succedono queste cose. No, io semplicemente mi porto sempre con me le salviette. Continua a non capire la dinamica. Ok, ok. Quelle tascabili. Allora, il problema la menta, quelle cilli. Okay. Il problema Madonna, il mentolo, raffreddano, non si sfida, me la congelano, no? Sì, perché non sei abituata, dipende quanto spesso le... Cioè, quanto spesso ne usi, ti giuro che non ho stato problema, sono impazzita, cioè ero proprio... no. Zitte, Cristo di un Dio, ok, argomento interessante, stavo aspetta per spiegarla a lui, sennò diventavo solo un bimbo speciale, ho bisogno di una spiegazione, per favore. Allora, un attimino, un attimo, lo spieghi perché lì arrivo subito, perché sennò lui è fuori dal mondo. Allora, dicevo, il problema di Poverita qual è? Che dice, scusami, te ti metterai un tanga, no? Chiaro, se vai a fuori in un bar, no? Poi non ti puoi lavare il culo, come fai? Per esempio, Vogelita si mette della carta intorno al fineo del tanga per non far contatto col fineo. No, lo metto a sedere. Io lo infilo, la mia domanda sorge spontanea, scusami Vogelita, no? È perché mi capita spesso, volevo sapere, no, le altre ragazze come fanno. Una domanda, posso fare una domanda? Cos'è? Allora, okay, se la dinamica è la seguente, che mi ha appena esplicato il buon Dario, la mia domanda è, hai fatto il tuo bisogno fisiologico, no? Sì. Ok. Poi ci saranno dei fazzoletti e della carta igienica. Certo. Perfetto. Sì, per carità. Potrai utilizzarla per pulirti? Certo. Poverita, te quando la carta igienica non c'è sempre nei bagni pubblici. No, non è vero. Vabbè, ma allora vai a giro con il culo sporco di merda, a prescindere non dal tanga. Non è un fatto della carta igienica, è un fatto. Cioè, se non hai il tanga, vai a giro con le mutande a contatto con la merda? Poverita, quanti... No, quello che dice lei è che per quanto uno si possa pulire... Fai il filo e qualcosa rimane tra le pagine chiare, no? Quanto sei alta, Vogelita? 1,70. Vabbè, 1,70 ci arrivi al lavandino. Lavati il culo nel lavandino, no? Ma, sì, ma nei bagni pubblici mi piace sempre il lavandino. No. È come la No. Sì. È fuori. A volte c'è il bagno dentro con solamente il cesso e basta. Ah, tu dici non c'è la privacy. Ma un po' di coraggio e ti lavi il culo lì fuori. Ma ti metti lì, ti arrizzi un po' e ti lavi il culo. Vieni. Sì, nasce l'acqua, sei fine. Allora, la mia tecnica è, se posso. Ma io continuo a non capire il problema, Vogelita. No, ma perché allora? Ogni volta... Allora, ok. Come funziona? Hai cacato, ti sei pulita. Noi, sì, e continuiamo a usare la carta igienica finché continui a vedere la strisciata, no? Certo. Poi c'è un certo punto in cui la strisciata non compare più e vai a pulirti con il bidet. Ok, sì, perfetto. Succede delle volte che anche se non compare più la strisciata e indossi un tanga e ti fa il filo interdentale, poi la strisciata esce se non hai usato il bidet. Ma che cazzo è? Un pezzo di crema che taglia il filo di ferro? Ma scusa. Ma scusa, usa la tecnica della carta bagnata. È quello che faccio se c'è il lavandino in casa. Posto, Mario? Se c'è il lavandino in casa, se non c'è il lavandino in casa, mi fai l'impacco, no? Allora, guarda, quelle che le dottoresse esperte di Ano dicono che per quando succedono queste cose qui devi tamponare appunto con un fazzoletto, inumidisci e tamponi il buco del culo. Esatto, quello. Ma come lo inumidisci? Con un po' di sapone. Sì, se sei fuori nel bagno, nel gabbiotto, cosa fai? Esatto. La carta è molto semplice. Ma io gabbiotto non ci si va mai, ragazzi. Ma è semplicissimo. Allora, ma se te c'hai le mutande della nonna, ok? Invece che il tanga, e usi la carta igienica fino a che la strusciata non c'è più. Ok, ma perché io mi devo strusciare? Cioè, tant'è, fai il tappo e sei a posto. E poi quando arrivi a casa ti fai il bidet. Il tappo. Allora lo fai a prescindere dalla mutanda. Perché ti calma il tappo, Pocherino. No, però dico, cioè, così sei sicuro al 2%. Mi fai il tappo con la carta normale, prendi dell'altra carta, così puoi uscire, inumidisci lì sul lavandino e poi torni indietro e ti tappo il culo. Sì, ma vabbè, ma sai quante volte mi è successo a me di lavarmi il culo e il lavandino nei ristoranti, nei bar, nei pub? Cosa c'è, Mario? Anche a casa tua mi sono lavato il culo e il lavandino, c'è sempre. Io come hai fatto? E cosa ci vuole? È presente lo spazzolino? Dico, no. Mario, può succedere? Dicevi? Sì, ma se poi ti siedi con il tappo al culo?
Questa ma, non ma no, ma perché ma non è un tappo che infili dentro, è tipo proprio letteralmente la carta igienica che infili fra le chiappe, quindi sono le chiappe a tenerlo. Cioè, non è un ventaglio, ma come dentro il buco, Lucilla? No, io non sai che dentro ti il buco presenti, no, sono un plaganà, no, hai capito? Sì, no, tipo no, ti infili proprio la striscia di carta igienica in mezzo alle chiappe, le chiappe lo tengono. Ma perché non farlo anche con le mutande normali allora? È questo che non capisco. Ma perché con le mutande normali non esce niente? Ma, cioè, ma non è possibile. Ma perché il tanga si infila sul buco di culo? Sì, il tanga è fa questo. E quindi... striscia e fa uscire la... Bro, poi non se lo tanga e vedi... Ma non è che pigia, striscia. Effetto... Se è sporco si sporca, se è pulito non si sporca. No, perché va in profondità, va in profondità. Con la mutanda entra normale. Entra l'intestino grasso e trae la merda. Ma scusami, scusami. Allora, la mutanda normale, se tu ti sei pulito bene ma non in profondità, la mutanda normale non succede niente. Il tanga invece va ad intaccare quella profondità, si insinua. Giusto? Ecco, vedi. Hai sporcato. Non ho mai indossato un tanga, ma suppongo. Stavo per chiedertelo. Vabbè, no, comunque, no, no, no. Hai sporcato il tanga, è un filo. Cioè, che succede? Ma ne dà noia magari a lei. Signor Masella, sbagliato. Masella. Sì, sì, Masella. Okay. Mi sta trattando male. Provi a infilare un tanga e veda che succede. Non lo farò. Ma sono convinto del fatto che se ti pulisci bene il culo, qualsiasi mutanda tu porti, la differenza non ci sarà. Se c'è la merda, se non hai scavato merda c'è. Ma se non puoi pulirti il culo bene con la carta igienica come fai con il bidet, perché col bidet vai anche in profondità, vai dentro, vai fuori, vai dappertutto. Con ho capito, siamo d'accordo. Vai dappertutto, cioè parte dappertutto la mano, chissà dove poi... Ma se ti sei pulito male, la merda, i tarzanelli ci sono anche con il tandone. Ma no, perché sono sopra, sono dentro, capito? Sono dentro. Ma c'hai il culo sporco di merda uguale. Ma no, fidati, bro. Fidati. Bro, fidati. Chi è andato a stare bro? Mi hai chiamato bro? Madonna puttana. Bro, fidati. Dio, merda. Frate, fidati. Appunto. Io ti amo, Masella. Mi piace come ti incazzi in questa maniera. Ma poi comunque, per il tanga di Voghelita col tampone e il culo. Cioè, veramente, mentre prima si parlava di lavoro, il sistema andrebbe rovesciato. Poi arriva Voghelita e fa: ma voi ragazzi, il plug anale di carta per non far fare contatto al tanga. Ma è la merda. Kratos. Cioè, veramente, sì. Senso. Ma scusa, Mario, te mi sembri una persona ragionevole. Ora, se no, amore, non è esagerare. Mario è una persona ragionevole. Cavolo, questo qui va a giro la vestaglia per minore. Scrivere poesie cringe, e quindi è una persona ragionevole. Certo. Silenzio. Sì, sì. Allora, abbi pazienza, ho ragione o no? Che no. Indipendentemente dalla mutanda, il problema sta nella qualità della pulizia. Allora, secondo me, il tuo ragionamento. A parte che se l'hai esposto così, io ti do ragione a prescindere. Bravo, perché ha paura, perché ha paura, ma non si può vincere col timore. Sei l'era iniega dei tanga per me da adesso in poi. Però dico, comunque, Voghelita, in un certo senso, ha esposto questa cosa come tradizione della sua vita. Di conseguenza, per lei è un must che è inattaccabile in un certo senso. Però quello che vorrei far capire alla mia bro qui, alla mia sister... E probabilmente il problema non è come lei, che mutanda porta. Il problema è che è una sua paranoia. Certo. Perché l'ha portato una volta. Non puoi dire... Hai detto l'hai portato una volta. Quindi non è che chissà quale... No. Ha detto, ma regolarmente. Regolarmente. Il tanga si fa sempre. Quante volte hai portato il tanga? Però scusa. Porti il tanga. Ma non è il tanga. Ti posso fare una domanda, ma lo porti? Che va allineato al filo del tanga oppure come un arco, cioè proprio c'è il filo del tanga teso per ma dai, ma come fai, ma vai a giro con la coda praticamente, ma sei scema. No, me lo so, guarda che però funziona intanto, cioè che devo fare? No, capito che funziona, ma non puoi fare la Robin Hood del culo sporco di merda. Ma se tipo i leggings si vede il bozzo esatto, non si vede il bozzo del tappo. Allora, aspetta, no, non tappo, no, io intendevo arco che tipo, tipo questo è il tanga, tu lo infili così. Vabbè, no, io, sto capendo, no. Tipo proteggi slip. Ma poi sussiste un altro problema incredibile. Sì.
Vogelita, sì, mettici direttamente il cartoncino dell'interno della carta igienica. Lo metti una maschera di cartoncino. Cioè, se un giorno mai tromberai Agnese, non ti azzardà a venire col tampone di Arta nel culo, perché io ti faccio entrare in casa. Ma io comunque vedo che la chat mi dà ragione, quindi anche allora è successo. Ma lasciate perché guarda che gli uomini e i maschi portano il io sono il 7% di donne, figurati se in chat sanno cosa vuol dire portare un tanga col tampone di carta. Mario, il perizoma è uguale al buo del culo. Sì, ho capito, Mick, ma solo te porti il tanga. Allora, io voglio parlare di fisica. Sì. Parliamo un attimo. Signor Masè, fa un esperimento. Sister, mi faccia parlare. No. Sister, fammi parlare, io. No, aspetta. Io. No! No! Parlo io! Adesso parlo io! Ci denunciano, Masè, ci denunciano. Parliamo di fisica. Se te infili un pezzo di carta in mezzo alle chiappe e dopo cammini... Adesso parlo io. Ok? Si sposta. Si sposta e soprattutto si straccia e c'hai i truccioli di carta intorno ovunque. Ti spiego perché non succede. Vai a giro con le chiappe allargate. Ti spiego perché non succede. Tu la carta devi tenerla oltre che con le chiappe anche con letteralmente il buchetto del culo, cioè quando tu spingi il buchetto... Ma devi ficcarlo dentro? Non lo devi ficcare dentro, tu spingi un attimino, infili la carta, quando poi il buchetto di culo si richiude... Basta, Mugelita, basta, hai rotto il cazzo. Ma la carta è un braccio, allora è un plaganale, c'ha ragione. No, perché è letteralmente... Lucilla è l'unica vera persona sana qui dentro. Ma scusa, stai dicendo che c'è un buchetto di culo che non usa mezzucci per un problema che non sussiste. Mugelita è una scimmia, va al giro, si tira la merda addosso. Addio, è entrato il conquilino a contestarla. È entrato il conquilino a contestare questa cosa. Ah, no, ha chiesto se può mettere il coso nel culo. No, gli ha detto probabilmente di fare più un piano. Flagganale nel culo. Correndo dallo sguardo. Vabbè. Va bene. Okay, comunque, vabbè, ragazzi, dimmi. No, perché fate finta che non è vero, però vabbè. Fate finta che non è vero. Ma poi è così, c'è un complotto dei tamponi di carta. Vabbè. Comunque, ragazzi, da oggi il pub entra nella sua fase decurtata, quindi entra nella sua fase 2 ore e un quarto circa, e così sarà sempre, indipendentemente dalle scelte che prenderò per il pub sulle novità, cioè il pub old school, il pub col gioco, il pub, insomma, le novità ve l'ho già annunciate. Secondo me va benissimo così, perché sono state 2 ore e un quarto intense, piene di stronzate, quindi sono veramente contento. Però voglio farvi anche un annuncio molto importante, che Masè mi critica sempre per questi spoiler che do, però tanto lo posso dire. Voglio fare un annuncio riguardo a Flashback. Siamo riusciti a togliere le didascalie. Non dire come, però. No, invece sì. No, Dario, non lo dire. Perché no? Perché c'è tutta una serie di passaggi tecnici. Si può fare. Vai piano. Io lo dico. Che l'hai tolto e che hai trovato un modo fighissimo. Io l'ho tolto. Tecnologico. No, lo voglio dire. Possibile, ragazzi. Con se qualcosa va... vabbè. Allora, praticamente abbiamo... Indovinato? Sì, abbiamo tolto le didascalie, ma le abbiamo messe in realtà le didascalie. Ci sarà un'app che sta facendo... direttamente tutto a questo punto. Sì. che fa mio fratello Pagoda Dimensionale, quello che fece già l'applicazione molto amatoriale. Stavolta lo sovvenzioniamo e verrà creata un'app dove verranno scannerizzate le carte. A parte che le carte si capiscono benissimo anche senza didascalie, perché ho trovato uno stratagemma per farvele capire anche senza, tipo mini avventure di One Piece. Ma avrete tutta una... Per la carta di Vogelita. Va bene, dopo si fa col tampone. No, aspettate. Ci sarà la realtà aumentata, quindi vi diranno le didascalie, ma... Esatto. Oltre alle scritte, cioè oltre alla didascalia scritta, ci saranno anche gli audio. Cioè ogni carta avrà un audio, tipo audiolibro, dove qualcuno leggerà le descrizioni delle carte. Quindi paradossalmente chi è dentro a questo set ha avuto più fortuna, perché è nel mezzo una figata atomica. Il narratore di questo set sarà Sabaku, che ha già accettato e leggerà le 150 descrizioni in realtà aumentata delle carte che verranno scannerizzate. Spettacolo. Godetene. Sì, è un progetto molto grande, ragazzi, è un progetto grande. Pensa quante cose potrebbero andare male che te ora hai spoilerato e la gente si aspetterà. No, andrà tutto bene, anche perché o le faccio così o il set... Sai, 5 Tama ha donato 500 pippoli. Pensate che il pene di un delfino può ruotare, afferrare, brancolare esattamente come farebbe una mano umana. No, sì, hai capito bene.
Quando un delfino sfodera il suo organo sessuale, sappi che può usarlo come se un uomo avesse un braccio completo di mano al posto del pene. Abbiamo trovato il fratello. Interessante, grazie Saitama, grazie mille per i 500. Voi pure di questa delucidazione scientifica assai niente male. Io ringrazio Lucillona, ringrazio Riso che è andato, vabbè, ringraziamo anche Jody che arriva così in punta di piedi. Ciao, con Giovanotti dietro. Ringrazio sembrava tu essere una maschera di gomma. Ringrazio Mario, ringrazio Tizio e poi chi è passato? È passato J-Taz. Matteo, poi è passato, vabbè, Ciccio ovviamente, Simon e Gian, poi chi è passato? Basta. Mi pare a me Lexi. Non mai ringraziato. Lexi? Come? Quello di... No, no, pensavo di no. Okay. Ringraziamo grazie. Lucillona, scusa, Victor, Vogelita, Mario, Tizio. No, scusa, non l'ho sentito, non l'avevo sentito. Non è che non hai sentito, devo ringraziare gli assenti e poi i presenti. L'ho già detto, ringraziare Ciccio. Madonna, Vogelita viene a casa mia e poi... No, mi sentivo esclusa, perché fai scusa? Non sei esclusa, se no qui non entreresti. Guarda, te lo dico proprio con la massima sincerità. Qui, se sei esclusa, non entri. Mario, detto proprio... Dimmi, Mario. Lo sai, Mattex 16 ha donato 500 tipoli. Chiudiamo rendendoci conto tutti insieme che Vogelite esegue la manovra tridimensionale con il tampone nel culo. Complimenti e buonanotte.